Buonasera a voi. Dopo qualche dichiarazione letta e detta un po' qua, un po' là, ma soprattutto questo studio per farci capire quali sono le sue reali intenzioni. Intanto oggi parla e lo fa con una salernitana che ha riacceso la speranza. Sì, devo dire che oggi veramente abbiamo senz'altro portato grande ottimismo in casa Granata, ma è un ottimismo che lo voglio segnalare serpeggia già da diverse partite, perché devo dire che noi abbiamo iniziato un girone di ritorno, se penso già alla partita contro il Frosinone, a quella contro il Modena, il Sassuolo, con una squadra viva, con una squadra che non è spenta, con una squadra che inizia sempre di più a credere nelle proprie possibilità. E abbiamo anche notato che un po' gli episodi ci hanno condannato in queste prime partite che abbiamo perso, ma siamo sempre usciti dal campo meritando qualcosa di più. Come sempre il lavoro paga e devo dire che i risultati si stanno iniziando e cominciando a vedere, anche se siamo in una fase avanzata del campionato, però noi crediamo nelle nostre potenzialità e le due partite, quella di Torino e quella di oggi, hanno dimostrato quello che ho detto qualche settimana fa. Questa, a mio avviso, è la squadra più forte dei miei 5 anni di presidenza. Qualcuno ha anche equivocato e mi ha fatto passare frasi che non ho mai pronunciato e detto. Lei non ha mai detto che questa squadra è più forte di quella allenata no, da Delio Rossi? No, assolutamente. Quella che vince io il campionato? Detto, io ho detto che... E andò in Serie A? Io ho detto ed ho fatto un'analogia con quella squadra dimostrando che nel calcio non sempre quello che si vede sulla carta paga, perché questa squadra, ho detto che come nomi era più forte, perché i giocatori presi singolarmente sono giocatori affermati, sono giocatori che hanno un proprio curriculum, una propria valenza, che hanno giocato campionati anche in Serie A, però poi sul campo non si è dimostrata di essere forte. Ho fatto il paragone, ho detto le squadre devono essere forti sul campo, come lo è stata quella di Delio Rossi, che è stata una squadra che forse non è partita con i favori e con i pronostici della stampa, così come eravamo partiti noi all'inizio, perché non dimentichiamoci che qualcuno ci aveva fatto i complimenti, che era una squadra ben assortita, un mix di giovani, di esperti. Allora, diciamo che, allora, Presidente, secondo me è un campo da ogni dubbio e sì. Invito tra l'altro anche i miei ospiti, capirete, l'opportunità di avere il Presidente in studio ci permette di dissipare i dubbi, di capire anche quali sono le reali intenzioni del Presidente per il futuro, quindi vi prego di evitare considerazioni ma di utilizzare lo spazio a vostra disposizione per domande secche e mi auguro che anche il Presidente riesca certo, a rispondere in maniera telegrafica per non bruciare il tempo e anche per dare spazio a chi ci segue da casa di rivolgerle qualche domanda. Presidente, però è anche vero che insomma la stampa equivoca in alcuni casi, ma in alcuni casi dice anche le cose come stanno, nel senso questa è una squadra che fino a ad oggi è all'ultimo posto in classifica e se è all'ultimo posto in classifica degli errori sono stati sicuramente certo, al di là del curriculum dei giocatori. Ma nessuno nega gli errori fatti, né sono qua a dire che non sono stati fatti errori. Di errori ne sono stati fatti a iosa e me ne assumo le responsabilità e pago le mie responsabilità in prima persona. Però da qui a crocifiggere magari un presidente che in questo momento, lo ripeto, sta portando avanti una società con grande responsabilità, perché Esposito, io sono seduto su questa poltrona che è scomodissima, però in questo momento sono il primo a crederci e a non mollare, fermo restando che accetto le contestazioni, ho detto sempre i tifosi hanno ragione e Tagliaferri che è al mio fianco, io non so come scusarmi con la tifoseria, perché chiaramente questa è una squadra che ha prodotto zero sotto il fronte dei risultati fino a poco tempo fa, è una squadra che ha deluso le aspettative, le attese innanzitutto della società che ha fatto investimenti, ma mi metto anche nei panni, essendo tifoso della tifoseria, di come è stata anche umiliata la tifoseria, e questo lo dico, ne prendo atto, l'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, però non bisogna fare i drammi, né bisogna recriminare sugli errori fatti e passati. Noi dobbiamo guardare avanti al futuro, e il futuro oggi, e tentare di salvare la categoria. Ed è quello il progetto per il quale mi sto impegnando
insieme alla squadra, perché noi ci crediamo, la speranza è viva e siamo convinti che possiamo farci. Allora, domande secche, cominciamo da Enzo Cascello. Buonasera Enzo Cascello. Allora, presidente in studio, ne hai dette diverse sul patron, come un po' tutti del resto, sottolineando gli errori commessi dalla società, quello che si poteva fare e che non è stato fatto in sede di mercato. Molte delle tue affermazioni sono finite su YouTube, credo che il presidente le abbia viste, no? Mi hanno detto, sì, alcune cose me le hanno dette, non le ho viste personalmente, però... Allora, quali sono i punti che vuoi toccare, Enzo? Ma intanto chiarisco che su YouTube si può finire non certo per pagliacciate. No, assolutamente. Io non ci sono finito sicuramente per pagliacciate. Non ho mai detto questo, come Enzo. Qualche altro. Ci sono finito quando l'ho paragonato a Giampaolo Panza, come revisionista storico, che si è inventato una data di nascita della Salernitana nel 1920 per riparare non una grossa lacuna. Non è vero, Cascello. Sentiamo il Presidente un attimo su questo aspetto, su questo, come rispondi? Ecco, questo io, a me fa piacere fare il confronto, perché io sono una persona chiara, pulita, lineare, trasparente, accetto il confronto ma non le strumentalizzazioni, perché io non mi sono inventato mai la nascita della Salernitana nel 1920. Io ho sempre detto che il 1919 è la data di costituzione della società. Se, caro Cascello, tu non conosci i fatti e gli eventi, se noi il 1900, dopo 90 anni non eravamo pronti nel presentare un'iniziativa che volevamo fare, abbiamo anche valutato e lo abbiamo documentato storicamente che la prima partita era stata tenuta il 15 febbraio del 1900. Questo passo potevi festeggiare, che so, l'anniversario della prima partita. Ma guarda, non è una festa, è una ricorrenza, il che è diverso, non c'è niente da festeggiare. C'è solo ci sono anche una le ricorrenze funere, che da no, ma normale, se, se mi parli di festa, ti dico che io non ritenevo opportuno fare nessuna festa con una Salernitana ultima in classifica, contestata dalla tifoseria. Ti smentisco subito, sul giornale della tua società, sì, della tua società, l'anno scorso, a gennaio, sul numero di gennaio, io ti ho scritto una lettera aperta, se ben ricordi, da tifoso, non da giornalista. Caro Lombardi, quest'anno ricorre il novantennale della nascita della Salernitana, vediamo di fare una bella festa, un po' per fare una spruzzata di ricordi ai meno giovani, ai più giovani, eccetera, eccetera. Tu mi dicesti bene, d'accordo, puoi anche darmi una mano, io ti dissi, se vuoi te la do gratuitamente. È chiaro, quindi non però, dirmi che non è... Però, Cascino, io voglio capire una cosa. Allora poi entriamo nelle polemiche. Poi esauriamo questo argomento. È un fatto, mi è un fatto. Benissimo. Allora, Cascello, noi abbiamo fatto quello che siamo riusciti a fare. No, non avete fatto niente. Non è che avete fatto per niente. Noi abbiamo fatto quello che riuscivamo a fare, lo abbiamo fatto con grande dignità e responsabilità. Che poi tu dici che non abbiamo fatto niente, io accetto la critica, ne prendo atto, però vado avanti. Il concetto è chiaro, non è questo il concetto problema. È uno, non è questo il problema, che se qua vogliamo crocifiggere, come dicevo prima, io mi assumo le mie responsabilità. Cioè qua forse non è chiaro che in un momento di difficoltà pensiamo a criticare una società che si sta sobbarcando tra mille problematiche, sta cercando di fare il proprio dovere con tutti i difetti che ha, però in questo momento... Se io domani mattina lasciassi il timone di questa nave, una cosa è sicura, che la Salernitana credo che andrebbe alla deriva. Quindi io sto dicendo, in questo momento di grande crisi, di grande responsabilità, facciamo un passo indietro tutti, a cominciare da me. Io sono il primo, ho detto che ho sbagliato, ho detto che ho fatto gli errori, sto pagando in proprio i miei errori. Ditemi cosa devo fare più, perché... io credo, Esposito, che se vogliamo polemizzare, polemizziamo... No, oggi è facile, insomma... Polemizzare è facile. È molto in questo momento, se c'è qualcuno più bravo di me, io ho detto, si venisse a sedere sulla mia poltrona e facesse quello che sto facendo io, quello passasse quello che sto passando io e la mia famiglia, che è in un momento di anche di grande prova dal punto di vista emotivo... dal punto di vista proprio di come si sente una partita, di partecipazione, perché io quando vedo la partita io soffro, e soffro perché sono un tifoso e perché so quello che c'è dietro questa società e quello che sto facendo con grande responsabilità per mantenere la barra. Oggi suo padre, presidente, ha avuto insomma, uno sfogo, anche comprensibile visto il momento, la tensione nel dopo partita, ha chiesto alla stampa salernitana, ai giornalisti salernitani, maggiore unità, perché lei crede che insomma, con una stampa
a favore, una stampa vicina alla società, alla squadra, io credo, i risultati sarebbero diversi? Io credo una cosa, c'è stampa e stampa, in tutte le cose ci sono le cose buone e le cose cattive, però vi sono dei giornali e delle testate che sono inguardabili, che fanno una politica denigratoria dalla mattina alla sera, perché non parlano più di calcio giocato, non parlano più di sport, ma il loro sport è il tiro al piccione nei confronti della società, tentano di screditare la società dalla mattina alla sera, e questo non fa bene non a Lombardi, non fa bene a Salerno e alla Salernitana, perché la Salernitana è un patrimonio di tutti. Io voglio vedere questi personaggi quando finiranno, quando si stancheranno. Per il momento posso solo dire che abbiamo preso dei provvedimenti nei confronti di alcune testate giornalistiche che porteremo avanti, perché riteniamo di essere massacrati quotidianamente su cose anche infondate. E voglio dire che ci sono giornali che ci hanno già condannato su varie vicende giudiziarie, nessuno dice però che ho vinto tante di quelle cause al tribunale, perché si spara nel mucchio, si fanno i titoli e le locandine prima del processo. Quando il processo ha esito favorevole si porta un trafiletto. Però scusa, il discorso è questo. La parola a Cascino. Attenzione, però scusa, vengo subito da te, soltanto per precisare, non è un monologo del Presidente. No, per carità. Allora, il discorso è che il Presidente non parlava e non parla da diversi giorni. Allora, le nostre riflessioni, i tifosi, l'opinione pubblica, le conosco. Facciamo fare un comizio. No, non facciamo nessun comizio, perché questa non è una campagna elettorale in questo senso. Assolutamente. Non è questo. Intanto chiarisco, io non volevo impantanarmi certamente nella stucchevole polemica della FES, perché mi pare che i fatti siano abbastanza evidenti. Non volevo assolutamente impantanarmi su questo. Se Lombardi soffre di una sindrome di accerchiamento, perché vede nemici ovunque, se anche fosse così, è assolutamente antidemocratico stabilire qual è la testata corretta. Lo stabilisco io, Cascello, nella mia società, non è antidemocratico. Devi avere nel la 2010, la correttezza nel 2010. Ma non mi pare, però se permetti, nella mia società stabilisco quale testata è antidemocratica nei miei confronti, e posso, come società privata, nel rispetto dell'informazione che si dà a tutti. Privata, sei una società pubblica. Non puoi permetterti di additare. Io sono una un società giornalista pubblica. O una testata, perché tu godi dell'emotività popolare. Nel momento in cui le cose ti vanno bene, tu puoi aizzare contro una testata. No, guarda, cioè, involontariamente. Questo involontariamente, tipo di taglia l'untore. E mi fa specie. Sono che una persona, chiaro, trasparente e lineare. Mi fa specie che una persona ben istruita e educata come te possa ricorrere a una misura del genere, che è medievale. Voglio sapere una cosa, scusi Presidente. Storia insegna. Presidente, mi scusi, ecco, una cosa, poi spazio anche agli altri ospiti, perché altrimenti poi diventa un dibattito a due voci e non è questo l'obiettivo. Presidente, faccio capire una cosa. Lei dice, c'è certa stampa che fa dei processi sommari, comunque. Cielo, io ho un tifoso vicino che è il presidente Tagliaferri. Ma lei ha avuto ripercussioni per queste campagne? Ripercussioni. C'è una campagna mediatico di attacco e di screditamento nei confronti della società che un quotidiano locale fa ogni giorno. Perché Cascello, io ho prove, ho dati. Parlo anche io, siccome, e permetti, io faccio questo mestiere. Siccome io conosco i fatti di questa società. E so, ad esempio, so di procedimenti, io conosco tutte le varie vicende, si è parlato del caso, ricordate, tra me e il mio socio Murolo, delle varie cause, di tutte le varie sentenze, di quella che doveva essere la madre di tutte le cause, che alla fine non è stata discussa perché la controparte non si è presentata in tribunale, questo non si dice. Allora questa non è informazione, Cascello. Questa è disinformazione. Ma lei ha avuto dei problemi, perché, nel senso, l'opinione pubblica? Io credo che i problemi crede che venga strumentalizzata da questi articoli. Io credo che i problemi ce li abbia chiunque quando ogni giorno si trova un fronte contro che, invece di riportare con obiettività notizie vere, perché sulla verità nessuno può dire niente, ogni giorno porta cose false e tendenziose e cerca di screditare l'operato e l'immagine di un presidente e di una società. Sono mie valutazioni, le posso anche sbagliare, prendo atto che se sbaglio sono cosciente di quello che faccio. Allora, basta. Manzo, rapidamente credo domanda... che i problemi siano altri. Sì, in questo momento credo poi la gente
voglia capire soprattutto Lombardi quali intenzioni ha. Ha chiamato in ballo la stampa, quindi una considerazione. Ma non facciamo il processo, non facciamo io. Non faccio allora, se, vai allora, alla domanda. Se volessimo, allora, una premessa me la devi concedere, perché se volessimo trovare il pelo nell'uovo, allora stasera non sarebbe una tribuna di professionisti o di addetti ai lavori, ma sarebbe un tribunale. Questo è il discorso. Ma, cioè, voglio fare questa considerazione e sgombrare il campo. Ma nel momento in cui ha chiamato la stampa, ecco, devo, non perché debba difendere assolutamente, perché i colleghi si sanno difendere e sanno il loro lavoro, però io dico al Presidente, lui può fare qualsiasi tipo di scelta, ma il discorso è nella gestione, caro Presidente, non dipende da lei, è nella gestione, nei rapporti con gli organi di informazione, questo è fondamentale, quindi non dipende da lei, né devono esserci attacchi, perché chi ha detto ai lavori sa benissimo quali possono essere le cause positive e negative, e gliele posso dire, lei non c'entra, è la gestione che non viene fatta, a mio avviso, secondo le regole e i canoni da rispettare. Detto questo sgombriamo il campo senza chiamare in ballo nessuno. Ecco, innanzitutto la ringrazio della sua presenza, perché io sono stato uno di quelli che da questa tribuna l'ho invitato in più di una circostanza ad intervenire per chiarire definitivamente. Domanda, stasera non occorrono polemiche o considerazioni di altra natura. Dall'altra parte ci sono i tifosi che vogliono sapere effettivamente la verità, il futuro, tutto quanto è accaduto fino ad oggi. Per questo il Presidente è a disposizione. Allora, quello che è fino ad oggi... allora la mia prima domanda è questa. Ecco, nel momento in cui lei ha messo da parte la scorsa stagione un componente dello staff per poi affidarsi ad altro componente, mi riferisco al direttore generale, ecco, cosa ha pensato, chi l'ha consigliato, ecco, per quale motivo, ecco, lei effettivamente ha fatto questo passaggio e quale garanzia ha avuto? Allora, io però, scusate, vi chiedo una cortesia. Tutto quello che è stato, perché Lombardi ha cacciato Fabiani e ha preso Acri, poi ha cambiato altro direttore sportivo, perché non ha confermato Di Napoli, perché non ha confermato Scarpa, perché non si è fidato dell'impianto di calciatori che aveva nella passata stagione. Sono argomenti che magari Lombardi potrà darci una risposta. Certo, ma parliamo del futuro. Cerchiamo di capire, ecco, Lombardi che dice questa poltrona, scusami, è scotta, è scomoda, ma su questa poltrona noi leggiamo ogni giorno, Presidente, o sentiamo e parliamo con alcuni interlocutori che dicono che l'hanno contattata, che sono fatti avanti. Io posso fare la domanda di X milioni di euro. Insomma, qual è la verità, Presidente? Allora, lei queste offerte le ha avute o non le ha avute? Scusami. Allora, devo dire che ad oggi non si è fatto avanti nessuno con una minima proposta seria. Sono tanti quelli che cercano pubblicità nell'avvicinarsi alla Salernitana, ma io ad oggi una trattativa per la vendita del club non l'ho fatta con nessuno. Cioè, lei si è incontrato a Roma in un albergo romano con, credo, Palma e un gruppo di imprenditori per trattare la gestione della Salernitana? Questo lo riportava un giornale? Questo che ha riportato un giornale corrisponde in parte a verità, perché io ho incontrato un signor Palma che non avevo il piacere di conoscere. Ero a Roma per lavoro, mi ha raggiunto a Roma e abbiamo fatto una chiacchierata, ma tutto qua, una chiacchierata nella quale c'è stato uno scambio interlocutorio. Né io ho parlato di cessione, né il signor Palma mi ha fatto un'offerta. Mi ha detto che lui rappresenterebbe un gruppo di imprenditori, non si sa chi sono questi imprenditori, e credo che la prima cosa per fare una trattativa debba essere la chiarezza, la trasparenza. Cioè, lei non ha visto chiarezza in questa trattativa? Nella trattativa. Non la pubblicità e la televendita è altra cosa. E ha incontrato, oltre Palma, poi torneremo su questo aspetto, anche un altro gruppo di imprenditori napoletani capeggiati da alcuni avvocati, non ho incontrato più tra cui nessuno, alcuni salernitani. Non ho incontrato più nessuno e ci sono i miei avvocati che hanno saputo di questa notizia, che riportava che i miei avvocati avessero incontrato questi potenziali. C'è l'avvocato malinconico. E faranno la smentita proprio nel pomeriggio, perché non c'è stato nessun incontro. Ma io lo dico, lo ribadisco e lo dico fino alla noia. Se c'è qualcuno che vuol comprare la Salernitana, lo fa e poi lo dice. Non fa pubblicità, perché la pubblicità serve solo a fare una cosa, a creare caos, a fare confusione e a destabilizzare. Perché in questo momento
credo che l'unica operazione che si stia facendo vera è la destabilizzazione. Lei ha detto anche... Io vorrei sapere, lei Esposito, se domani mattina leggesse ogni giorno sui giornali che si vende l'emittente dove lei lavora. Non credo, credo che starebbe col patema d'animo, certo. Starebbe un po'... dici, ma che succede? Cambia la proprietà, ci pagheranno, non ci pagheranno? È quello che stanno tentando di fare. E la gente credo che sia molto attenta, i tifosi soprattutto sono molto attenti. Però lei ha detto pubblicamente sono pronto a fare la mia parte, se farmi... viene qualcuno. Ma, quindi, insomma... ma sono pronto... c'è anche l'altra faccia della medaglia, che ci sono dipendenti di aziende che non navigano in acque tranquille e non vedono l'ora che cambi la proprietà. C'è anche e non parte... è il nostro caso, Cascino, per carità, perché dico, se assoluto... sai che è il nostro caso, no, ti invito a dirlo. In assoluto. No, guarda, allora sei fazioso e tendenzioso e no. Devo dire che... Ma guarda, se però dopo... dovrei avere se... una fazione, se mi dici qual è la mia fazione... A sentire. Sì, se, dopo il mio se dopo il mio intervento vuoi far credere le persone sono troppo intelligenti e ti ascolta, lo so. Se hai notizie e dati di fatto dillo no, pubblicamente l'altro faccio no, l'altro e, allora, e allora Cascello non puoi fare questo intervento allora, che è un intervento che destabilizza allora, non va bene allora Cascello chiudi questo aspetto lo sostengo con alcune notizie di stampa con benissimo, fatti. Benissimo la Salernitana per caso ha delle cause di lavoro in atto? No. La Salernitana aveva due questioni di lavoro con Mutti e Castori, visto che dicono... Quindi le ha avute, quindi in quel periodo avute. Permetti che... Cascello, la, le società, di, non serie, sono sordo, le io, società non sono di serie A e B hanno 50 contenziosi. Ma guarda, solo per, che si sanno, ma non si dico. Io credo che avere i contenziosi... Ma il comune mezzo caudio. Ma il comune mezzo caudio, ma avere i contenziosi non è indice di insolvibilità, è qua che sbagli. Ma perché è... i contenziosi sono due parti che devono avere... si difendono Antonio, entrambi. Per carità, allora io quindi, usciamo da questa allora, discussione con un assioma. La Salernitana è una società modello. No, non è una società modello, ma è una società seria. Ed è quello il messaggio che deve passare, Cascello. Perché voi fate sempre capire la riserva, ma c'è questo che non funziona, quella. Se sei più bravo tu. Domani mattina accomodati sulla mia portona. Me la cedi gratis. Fai un bel assegnone. No, non lo posso fare. Non lo posso fare. E fai il presidente. Se me la cedi gratis, la prendo in questo momento. Se me la cedi gratis. Sì, te la cedo gratis. Alle stesse condizioni che l'hai presa tu. Io l'ho presa gratis. Non lo so. Presidente, insomma. Guardi, questo allora, è banditismo giornalistico. Lo continuo a dire. Allora, perché lei, scusi, presidente, non l'hai. Ma guarda, quanto le è costata la sua vita? Allora, già Esposito, dalla tua famiglia già ho ricevuto un'offesa. Adesso se mi chiami pure bandito, tu. Devo dire, visto che tu dici che io la Salernitana l'ho presa gratis. Ma più o meno gratis, si sì. Sa quanto costa una società giusto. Di calcio, in genere si interviene con hai speso va vari bene, milioni di euro. Allora penso... fermiamoci un attimo su questo aspetto. Manzo, vedo che no. Scalpiti, ma io ho no, tagliatelli e fare... Turco. Io penso che a questa affermazione non c'è da dare voglio risposta. Fare... Allora, perché... poiché si è, scusami, si è bypassato. Manzo, una... scusami, voglio chiudere il cerchio, però se no rimane un no, discorso. Scusa, Esposito, io volevo concludere, allora, se no non ce ne usciamo più. Allora dico, su queste cose delle trattative... C'è un tentativo di destabilizzare, perché oggi chi vuol comprare chiama Lombardi, lo fa in sede riservata, analizza le carte con i consulenti, compra ed esce allo scoperto. Allora, lei... Io quello... Presidente, è stato chiaro, scusami, Manzo, scusami. Allora, questo è chiaro. Lei non ha mai detto, ad esempio, che la società ha un determinato valore... Perché ci non sono giocatori, fa, vedi non Merino mai che vale 4 cifra. Milioni di euro. Io non, lei non ho mai parlato questo. Di cifre con nessuno, non ho mai dato un prezzo alla Salernitana e non ho mai parlato con nessuno di cifre. Detto questo, Esposito, io vabbè, c'era forse voglio la domanda. Voglio sapere soltanto un'altra cosa. Voglio, per voglio chiudere, abusare. Scusami, Manzo, soltanto per chiudere, perché rimane appeso il ragionamento Cascello Lombardi, perché insomma dobbiamo trovare un filo comune sul ragionamento. La società è una società che non naviga nell'oro, nell'oro ma non è una società però come il Gallipoli dove c'è un fuggi-fuggi generale, non ci sono, ci sono altre realtà in Serie B dove la crisi è paurosa. Insomma, lei come Presidente sta garantendo una regolarità contributiva, sta pagando regolarmente? Tra mille difficoltà, Esposito, tra mille difficoltà, perché quest'anno, e sfido chiunque a guardare già i dati del botteghino, abbiamo avuto un calo rispetto all'anno scorso. Giustamente, perché i tifosi fanno bene hanno, chiaramente a contestare e a non venire, abbiamo avuto gli incassi dimezzati, abbiamo una Lega Calcio che ancora non ci ha comunicato qual è la mutualità che prenderemo, perché i proventi dei diritti TV quest'anno sono calati notevolmente, non abbiamo sponsor,
abbiamo decine di contenziosi, questo nessuno lo dice, perché dicono i contenziosi nei quali siamo soggetti passivi ma non quelli nei quali siamo soggetti attivi, abbiamo contenziosi per incassi che dobbiamo fare per 2 milioni di euro, crediti che ha la Salernitana, che vanta nei confronti di società che non hanno pagato, per i quali abbiamo attivato decreti ingiuntivi. Queste non sono notizie che si danno quelle delle persone che io devono avere soldi. Io dico una cosa, guai se non avesse criticità. Non ci accavaliamo, comunque, il presidente di un'azienda comunque ha delle criticità, però il discorso è un altro. Lei mi deve dire ai tifosi se effettivamente resta il presidente della Salernitana anche per il futuro, non solo. Ma quando si parla di contatti è naturale che lei deve rispondere a contatti, allora, ma in cuor suo io so che non ha... che non vuole assolutamente cedere la allora, società Manzo, e vuole Manzo, continuare la risposta. Manzo, io le dico una cosa, in questo momento qua non dobbiamo buttarla solo sul materiale, perché non è sempre un problema di soldi, è anche questione di questo gusto non ho detto io. Nel fare io ho le detto cose. Di attaccamento a, allora a io devo dire, io sono attaccatissimo alla squadra, alla maglia, alla società, perché questa società è nata in un momento particolare, però è un momento nel quale faccio calcio con una serie di eventi che sono andati male per colpa mia. Ne prendo atto e me ne assumo le responsabilità. Ho la tifoseria che mi contesta giustamente e sto valutando se potrei avere ancora voglia di andare avanti, perché in questo momento sono contestato, ho sbagliato. La società non ha conseguito i risultati che mi aspettavo, quindi sono pronto a farmi da parte. Per continuare, caro Manzo, innanzitutto è necessario ritrovare la voglia, la serenità, il piacere di fare le cose. E devo essere sincero, in questo momento il piacere non c'è. Allora, perché mentre in questo momento noi parliamo di vicende che riguardano la Salernitana, c'è un altro Granata che soffre. È quello del Torino, oggi c'era uno straordinario pezzo di Aldo Grasso sul Corriere della Sera, Cairo vende il toro tra sondaggio e Montecristo, era questo il titolo, perché pare siano stati commissionati proprio da Cairo, che è molto abile ed esperto in tema di comunicazione, alcuni sondaggi sull'intenzione da parte della società di vedere un passaggio di consegne, pare che i tifosi abbiano chiesto a Cairo di restare. Parte della stampa ha contestato Cairo. Cairo dice: io ho speso 30 milioni di euro in questi anni. Tra l'altro, lei e Cairo è il presidente del Torino. Insieme, avete cominciato insieme la stessa avventura. Certo. Però dicono i tifosi: insomma, Cairo va via, lascia, però il Torino non retrocede. Qui a Salerno, Lombardi vuole andare via. Però insomma, Lombardi la vuole andare via. Seriamente Lombardi, di Lombardi io deve parlare Tagliaferri a questo punto. Lombardi non vuole andare via. Lombardi è contestato dai tifosi e i tifosi vogliono che Lombardi vada via. E Lombardi ha detto da tifoso: io domani mattina vado via nel momento in cui c'è qualcuno, devo dire la Salernitana in vendita, devo mettere l'annuncio sul giornale. Oggi Gaucci so, si è fatto avanti. Lei non so se ha avuto modo di sentire quest'altra notizia. Gaucci, non so, Francesca De Simone. Qui la possiamo vedere anche in onda, un'esclusiva di tuttomercato.web che ha pubblicato il vero obiettivo di Luciano Gaucci. Qualche giorno fa, ospite negli studi Sport Italia, ha detto di voler rientrare prima o poi nel calcio. Così è stato accostato al Torino, all'Avellino, al Palermo, al Verona, ma in realtà, secondo indiscrezioni raccolte da tuttomercato.web, l'ex presidente del Perugia è interessato alla Salernitana, che in caso di retrocessione potrebbe veder partire il suo attuale proprietario. Interessato. E mi sa che la retrocessione è un po' dura da ottenere, perché noi venderemo cara la pelle, sposi. Allora, Tagliaferri, chiamato in causa più volte dal presidente, presidente del Granada Group Center, tifoseria organizzata, gestita appunto da Tagliaferri e Monzone. Il rapporto che si è rotto dalla tifoseria e la società, è perché noi ci aspettavamo al mese di luglio la stessa squadra l'anno scorso, con pochi ritocchi, per fare un buon campionato di Serie B. Invece questo è stato tutto stravolto. Poi a luglio abbiamo avuto due grossi infortuni come Merino e Cozze, non sono stati sostituiti adeguatamente nell'ultima fase di calciomercato. E come ci aspettavamo, i primi di gennaio, cinque acquisti abbastanza di spessore, come Dionisi adesso. Adesso come... è di spessore Dionisi, prima non era di spessore. Oggi che ha preso cinque gol e due traverse è di spessore, sì. Mi fa piacere.
Dispersione in che senso? Come i giudizi. No, perché vabbè, il giudizio si cambia, nel calcio purtroppo il giudizio si cambia a base di risultati. Il Padova è stato vantaggiato, lo ha speso una barca di soldi e vantaggiato. Insomma, vogliamo dire come l'ha acquistato vantaggiato il Padova? Credo che il Padova abbia acquistato... Per il centenario della squadra, la provincia ha elargito 2 milioni di euro al Padova, alla società Padova Calcio, e il Padova ha acquistato investito, ma come al solito nel calcio non è più spendi e più vinci, perché altrimenti questa equazione... Ho voluto dire quest'altra bella notizia che forse nessuno ha riportato. Questo non è vero, che più spende, perché anche abbiamo avuto il caso quando... No, io parlavo del contributo. Quando venne dai Rossi spendemmo di meno e vincevamo un campionato alla grande, questo non è vero. Poi il problema, Presidente, cioè il tifoso. Domanda al Presidente. Ha ragione, no, io il tifoso e io che devo, sì. Io non lo so che devo dire più, i tifosi hanno ragione. Vabbè, allora passiamo del sono d'accordo, sono d'accordo, hanno ragione. Perché il tifoso giustamente è preoccupato, dice, ma la società, il futuro è quello che è più preoccupante di questa società. Io mi preoccuperei Tagliaferri. No, leggendo tutti i giorni. Vede, quindi è esposito. Però Presidente... Il cerchio si è chiuso, come si però dice. Però sul giornale, Presidente, ci sono anche notizie. In certi casi magari sparate col titolo alle nove colonne, però è vero anche che ci sono notizie. Caso Potenza non è una cosa che hanno inventato i giornalisti. Certo, Caso Potenza... Esiste il Caso Potenza. Caso Potenza, mi deve scusare, l'obiettività dell'informazione vorrebbe due cose. La prima... Noi eravamo già stati condannati dalla stampa l'anno scorso e qualcuno mi può dire se è vero o non è vero. Ci avevano già retrocesso sui giornali, siamo andati in dibattimento, la Salernitana è stata prosciolta. La nuova azione giudiziaria che riguarda Potenza Salernitana, che tra l'altro è a margine di un'inchiesta ben più corposa sul calcio scommesse, invece a Salerno si parla di Potenza Salernitana, non di calcio scommesse, sia chiaro questo. Alla fine, nelle aule della Corte di Giustizia, vi è stata una grande vittoria del nostro team legale, che ha richiesto l'unico verbale per il quale il procuratore Palazzi poteva chiamare in causa la Salernitana, cioè la testimonianza di evangelisti e i fatti nuovi che dovrebbero essere emersi da questa testimonianza. Guarda caso, nelle 1500 pagine c'era tutto il faldone tranne quel verbale. Quindi la Corte ha accolto... Perché si sostiene che però sia stato depositato da Palazzi l'incartamento prima della deposizione di evangelisti. Guardi, anche se qui su questo c'è una dibattito... Agli atti... Stranamente non si è trovato. Noi vogliamo capire se avete riaperto un caso, se c'è stato un nuovo procedimento, ci fate capire qual è stata la dichiarazione che ha coinvolto la Salernità. Tutto qua. Noi siamo sereni, tranquilli, perché non abbiamo fatto niente e lo dimostreremo, perché alla fine la giustizia trionfa sempre. Allora, Tagliaferri per chiudere, poi devo andare da Francesca De Simone. No, vogliamo sapere, Presidente, il futuro della Salernitana, in caso anche di malaugurata retrocessione, ci auguriamo di no. Qual è? Io credo di essere stato chiaro, Presidente Tagliaferri. Io ho detto innanzitutto, vorrei rigirare la domanda a lei. Se lei fosse il Presidente della Salernitana e dovesse andare avanti con un ambiente ostile, con i tifosi che la contestano, con la congiuntura economica negativa, Presidente, ma è lo stesso, con il piacere che non c'è più, perché quando capitato a Bari, il Matadei si era contestato per 5-6 anni, è stato sempre contestato, la gente non andava allo stadio. Dall'anno scorso Matadei si è di nuovo... Ma io in questo momento devo dire una cosa, io 24 ore al giorno lavorerò e venderò cara la pelle per salvare la Salernitana. E noi ci fa piacere questo. E questo, su questo ci potete giurare che... ce la giocheremo fino alla morte e faremo tutto quanto è in mio potere per salvare la Salernitana. Fatto questo, a fine campionato, con molta serenità, valuterò innanzitutto se ci sono le mie condizioni morali per andare avanti e poi tutto il resto. Presidente, però... Fermo restando esposito che la Salernitana non è che va via Lombardi e deve finire. Sicuramente... Presidente, ma lei non può, io non accetto... Ma io non posso, ma cosa devo fare? Non accetto il suo discorso... Quello di dire, allora mi stanno bersagliando, io allora, lei deve continuare. Ma cioè io, le motivazioni, a questo punto tutti i manager delle aziende private e pubbliche, manzo, in base al suo discorso, vengono chiusi e mandare tutti a casa. Devo lei invece deve automodificarsi, andare avanti e dimostrare effettivamente che ha ragione e vuole
proporre il ricambio del presidente, poi c'è Francesco. Credo che a quello che ho detto non si possano dare altre interpretazioni. No, le motivazioni, lei sono stato chiaro. Le deve ritrovare le motivazioni. Le devo ritrovare. La fiducia, dei tifosi spetta a lei trovare le occasioni di incontro per poter far ritornare la fiducia. Questo è fondamentale. Mi posso solo augurare che si verifichi. Lei non deve dire mi assumo le responsabilità. D'accordo, si assume le responsabilità, però deve trovare le soluzioni con i tifosi, con la città, in modo che possa pianificare e programmare un futuro e far tornare la fiducia. Ferma Di Manzo, scusami, però mi sembra di capire, poi vado da Francesca De Simone, presidente, che lei dice una cosa molto importante: io proverò a salvare la Salernitana e spero di farcela. Però io ormai, provo a interpretare, ho esaurito quella voglia che mi ha spinto ad entrare nel calcio. Mi sembra di capire che al di là di come finirà questo campionato, lei stia più pensando di andare via che di restare rilanciato. Io cioè, sono chiaro e obiettivo, non è che parlo in codice o cifrato. Io sto dicendo la verità in questo momento. Cioè lei lascia Giulio? No, io in questo momento non ho detto che lascio, ho detto che devo valutare, devo farmi un esame di coscienza, perché se capisco che non ho più la voglia e la motivazione per andare avanti, farò le mie determinazioni. Cioè, che cosa succede? Il presidente della società di calcio con grande serenità. Chi dà il titolo? Insomma, dalla sera. Ma non parliamo a chi dà il titolo. Ma come funziona? Ma non lo so come funziona. Cioè, innanzitutto io penso al futuro, penso a questo campionato e penso a salvare la squadra. E le posso assicurare che abbiamo un ambiente adesso sano che si è coalizzato contro tutto e contro tutti per raggiungere l'obiettivo, e questo è molto positivo. Si riferisce alla squadra? Mi riferisco alla squadra e a tutti gli organici, i dirigenti, i tecnici. Siamo tutti quanti compatti e questa è una grande Francesca De Simone. Allora, ci sono diverse domande qui, il Presidente in parte alcune già ha risposto. Per esempio, proprio su questo punto anche i tifosi le chiedevano, ritornando a una vecchia intervista anche di qualche settimana fa, in cui lei ha detto appunto se la situazione non cambia, la Salernitana sarà lasciata sola, la società prenderà determinate decisioni di cui la città dovrà prendere atto. Questo aveva detto un paio di settimane fa. Quindi i tifosi appunto si chiedevano a cosa si riferiva, se intende lasciare anche in assenza di acquirenti. Mi riferisco che quando parlo della Salernitana che è sola, mi riferisco alle istituzioni, quelle politiche, che forse non hanno capito che il calcio a Salerno è anche un fenomeno sociale e che quindi la politica deve essere vicino alla società e alla squadra di calcio. Guardi che le battaglie si vincono quando c'è unità di intenti, non quando vi sono divergenze che si ripercuotono sul clima, sull'ambiente e sul corretto andamento di una stagione sportiva, perché credo che ormai non è una cosa diciamo non nota che i rapporti ad esempio con alcune istituzioni locali non sono buoni, e quindi anche questo è un qualcosa che va rivisto. Gli errori si fanno anche tempo. È vero però, Presidente, che potendo tornare indietro lei rifarebbe quella conferenza stampa di giugno? Lo rifarei con quelle modalità, quegli argomenti. Forse in quella conferenza stampa non è stato colto il vero segnale che volevo dare, probabilmente ho sbagliato io e ne prendo atto, però lo rifarei, perché io cosa volevo dire alla città, per essere chiaro, Tagliaferri con i tifosi? Volevamo fare dei progetti, ma i progetti, attenzione, non li faceva Antonio Lombardi o le imprese di Antonio Lombardi. Oggi il calcio italiano ha un futuro, e lo dico a chiare lettere, se le società di calcio hanno la gestione dello stadio e se possono riconvertire gli stadi per ricavare anche attraverso la gestione di attività economiche e commerciali un flusso di cassa per la squadra di calcio, perché le squadre di calcio sono tutte in perdita ed è impensabile fare un progetto su cosa? Sulle perdite. Cioè, noi il progetto che vorremmo fare oggi e dire quanto vogliamo perdere all'anno per fare i campionati. Presidente, scusa, ma non era più giusto invece di fare quella conferenza stampa sedersi a tavolino con il sindaco? Guardi che io mi sono seduto a tavolino con tutti quelli con cui mi potevo sedere a tavolino. Il comune ha emanato un bando, una procedura pubblica per redigere un'operazione di project financing. A questa procedura ha presentato offerta solo la Salernitana. Abbiamo investito 650.000 euro in un progetto
che era tra i migliori ed è un progetto che è stato fatto sulla base di quello che è stato realizzato a Monaco all'Allianz Arena, lo avevamo fatto con la Siemens questo progetto. Fatto questo e presentato il progetto, credo che si poteva chiamare la Salernitana e dire c'è qualcosa che non va bene, la procedura negoziata lo prevede la legge quando è un'unica offerta, si poteva dialogare, ma questo è una cosa passata. Però Presidente, insomma, questi sono argomenti che vanno discussi su tavoli diversi, certo, anche su tavoli istituzionali. Perché poi insomma ci sono le controparti che dicono insomma forse il progetto presentava. Io sono pronto a Esposito, in questo sono pronto a un confronto a qualunque ora del giorno, nelle 24 ore, con dati di fatto, con carte alla mano, perché io sono abituato. Non si voleva costruire un centro commerciale alle spalle dei distinti, certo, due volte o di certo, più? Certo, un centro commerciale ed era previsto nel bando, costruire questo centro commerciale su area pubblica, non privata, in concessione. La proprietà rimaneva al comune, non andava ai privati. E la squadra di calcio aveva la concessione alla gestione, non la proprietà. Quindi scusi, l'esproprio chi avrebbe dovuto farlo? Ma non c'è esproprio perché sono aree pubbliche e la proprietà resta al comune. Tutte aree pubbliche? Sono tutte aree pubbliche. Non c'era una piccola zona? C'è una zona che è privata ma viene ceduta al pubblico perché è una zona che nel PUC diventa area pubblica. Quindi il privato ha l'obbligo di cederla al comune, all'amministrazione. Cioè quasi è fatto passare, si sono fatte passare cose totalmente diverse, che si voleva la proprietà, che il centro commerciale e diventava di proprietà, era tutto pubblico, di proprietà però, della Salernitana, non c'era niente. Comunque questa è storia passata. No, per chiudere, perché la gente dice, il tifoso dice, Lombardi ha deciso di fare calcio perché in qualche modo pensa che facendo calcio può Esposito, il tifoso, e questo è un messaggio che voglio far passare, qualcosa perché, che è diverso dal calcio. No, perché la verità, io posso dire con dati di fatto, prendete i bilanci della squadra di calcio, io in 5 anni... ho sempre rimesso una barca di soldi in questa squadra di calcio e l'ho fatto perché avevo anche il piacere di farlo, manzi. E il progetto che volevo fare serviva a garantire la continuità del calcio, perché come oggi, probabilmente se domani mattina vado via io, non c'è l'acquirente della Salernitana, senza un progetto che si costruisca affinché la squadra vada avanti con le proprie gambe, il calcio non ha futuro. Noi non abbiamo un campo di allenamento, avevamo presentato progetti per fare campi di allenamento perché volevamo creare innanzitutto una società che avesse i campi, cioè come andare a Roma affittando le macchine non avendo una macchina di proprietà. Cioè noi oggi come lo vogliamo fare il calcio? Allora non abbiamo un centro sportivo, non siamo riusciti a farlo. Castelrovere, 650.000 euro, è tutto pronto? Tutto pronto, potrebbe essere un'opportunità nell'ottica di riprogettare un futuro. Senta, visto che ha messo in mezzo questo argomento, certo, di natura istituzionale e anche politico, lei sta pensando alla politica? Qualcuno dice no. Lombardi pensa... Esposito, se avessi voluto fare politica avrei già potuto farla, io semplicemente le mie idee politiche ce le ho e le tengo per me, ma nell'esercizio dei miei ruoli non ho mai fatto politica. Se fare politica significa portare avanti l'interesse della Salernitana, allora faccio politica, perché a me sta nel cuore l'interesse della società calcistica. Punto e basta. Allora, Francesca De Simone, rapidamente, la sì, prego, Presidente, risposte più brevi. A proposito anche di strutture sportive, scrive un altro tifoso, è vero che la società guarda con attenzione al credito sportivo per accedere a finanziamenti per costruire strutture? Certo, il credito sportivo oggi è una delle opportunità che viene date per fare investimenti, ma gli investimenti si devono fare con certezza nei tempi, Esposito, perché noi abbiamo investito su una cosa che poi non abbiamo fatto, abbiamo perso 2 anni e mezzo. Turco, domanda secca. Si poteva dire subito, no, non si che può poi fare. C'è Cascello, sì, intanto un complimento al Presidente, perché fonti sicure e fonti certe mi hanno detto che Dionisi l'ha preso lui. Quindi Dionisi lo ha preso il Presidente. Se è così, io devo dire che abbiamo un grande direttore, sì, che è Nicola Salerno. Però Dionisi l'ha preso lei, Presidente. Che è Nicola Salerno e che è un direttore che dobbiamo tenerci stretto, perché in un momento di così grande difficoltà non so chi avrebbe accettato questa palla, certo, rovente di venire a Salerno in quel momento particolare in cui è venuto. Poi, Turco. Poi andiamo nel soft un attimo, mi interessa parlare di tattica calcistica. Oggi in effetti abbiamo visto
una serenità parliamo di calcio, una serenità a double face. Praticamente nel secondo tempo, quando Merino è venuto dietro le due punte, è cambiata la Salernità. Questo che sta a significare? Che tutti quelli che avevamo, hanno paventato questa coppia terribile Cozza-Merino dietro la prima punta, alla fine penalizza Merino stesso. Che nel momento in cui, non so se è d'accordo, nel momento in cui praticamente ha preso in mano la partita, ha cambiato la squadra. Ci sono troppe cose che vogliono in pena, ti prego. Se questo è quello che sei. È un altro, giusto, chiudo una cosa, se c'è stato un piccolo caso Fava, questo qua se ce lo può dire, perché praticamente Fava si è riscaldato, io ho avuto la fortuna oggi perché di vedere la partita dal campo, perché ho fatto il commento insieme all'ottimo Gigi Murante, e quindi abbiamo visto che Fava si è affrettato il riscaldamento tra l'intervallo, poi però stranamente è entrato Caputo, poi è entrato Calcuro, e quindi la Salernitana, ed è entrato anche Galasso. E quindi volevo sapere se ci sarà un caso Fava, perché è uscito subito dopo. Assolutamente, non c'è nessun caso Fava, e devo dire che in questo momento c'è grande unità di intenti nello spogliatoio, e questo è fondamentale per raggiungere quell'obiettivo. E devo fare oggi i complimenti a Ciro Polito, perché è il secondo rigore che para, e le sue parate sono state determinanti sia a Torino che in questa partita. Quindi credo che è il riscatto di Polito. In questo momento dobbiamo anche dire bravo a Polito. Cascello, ti prego di utilizzare il tuo tempo in domande secche al presidente. Insomma, mi auguro che il presidente risponda sempre, in maniera rapida, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta volando via, ci sono tanti argomenti da trattare. Credo che tu abbia molte domande da rivolgere al presidente. Beh, insomma, io in genere faccio domande a chi so che mi risponde in modo esauriente. Intanto non voglio... E allora se dici così non le cominciamo così, non signore, vi prego. Infatti non ne faccio. Non voglio personalizzare la discussione. E se lo faccio chiedo scusa molto umilmente a tutti i telespettatori. Però siccome oggi sono già stato oggetto di uno spiacevole episodio nella sala stampa della Rechi, che ha visto per protagonista un componente della famiglia Lombardi, adesso pretendo che il signor Presidente ritiri la qualifica di banditismo giornalistico che mi ha affibbiato poc'anzi. Guarda, io ho detto... Hai parlato di banditismo giornalistico nei miei confronti, quindi ti prego di ritirarla su due piedi. E io ti prego di ritirare l'affermazione che hai fatto. Quale? Dopo non è che ho parlato io, perché te la dico subito. Io ho detto che la Salernitana, quando parlavamo di vendita societaria, ricordo bene perché ancora non sono rimbambito, ringraziando a Dio, Cascello subito, io ho detto che la Salernitana è una società dove c'è una presidenza, timone, saldo. Ho fatto l'esempio Esposito, se guarda, sapesse che all'Ira TV si dipende tra la critica se e mi fai parlare, no, però ti premetto così. Allora tu hai voluto fare un'illazione, no. Quell'illazione in quel momento non l'ho gradita, quindi se tu ritiri l'illazione io quello che ho detto chiarirlo. e sono chiaro. Allora Cascello ha detto che ha fatto intendere che i calciatori vorrebbero il cambio di proprietà perché qualcuno non li paga. Allora Cascello, se sei coerente, ti assicuro che sono coerente. Tu quello volevi dire. Allora io non capisco perché finora ti sei solo concesso telefonicamente, perché hai un'abilità dialettica che sono abilità dialettica. Ad incantare. Riprendiamo la registrazione e vediamo se è vero o no. Hai detto che in genere i dipendenti di un'azienda sono preoccupati quando sentono voci di possibili vendita. Tu hai lasciato intendere Io non ho lasciato intendere assolutamente questo. Ho detto semplicemente che non è sempre vero questo, perché ci sono anche dipendenti di aziende in crisi che non vedono l'ora che allora tu, tutta la propria. Allora tu non ho fatto alcun riferimento. Non hai fatto riferimento né a te né a te. Allora fammi capire se io sono un idiota, allora, perché se dopo che parlo io non mi tu fai un'affermazione del genere, allora o tu non stai nello studio o ti riferisci alla Salernitana. No, dico che in assoluto, ma tu non puoi pontificare e dire in assoluto che i dipendenti di una società, quando sentono voci di vendita, stiamo parlando della Salernitana, non parliamo delle società. Allora, qua stiamo parlando di Salernitana. Allora, ma se parliamo poi della Salernitana è un altro periodo. Allora io ritiro il banditismo se tu ritiri l'illazione che hai fatto. Ma la mia non è un'illazione. Io ti ripeto, io per me è un'illazione, se per te
è offensiva la frase che ho detto io, per me è offensiva vedi tu, quella vedi che tu, hai fatto tu. Se ti chiamassi bandito calcistico... No, io ho detto che queste sono affermazioni... Però ce ne usciamo da questo vicolo scelto. No, non volevo personalizzare, infatti. Vado avanti. Allora, vai. Innanzitutto bisogna prendere atto di una costante che rincuora tutti, che questa squadra, anche se retrocederà, sta vendendo cara la pelle, esce dal campo sempre a testa alta e senza alcun vittimismo di bandiera. Bisogna anche dire che nelle ultime partite ha sicuramente lasciato per strada alcuni punti, e se questo non fosse accaduto probabilmente avrebbe oggi come oggi addirittura delle buone chance di centrare la salvezza. Però, come si dice, le vie del Signore e della Serie B sono infinite. Questo è l'aspetto tecnico sul quale è inutile dilungarsi, perché certo, altrimenti torniamo, hai preso Tizio, non hai preso Caio. Questo capita a tutti, capita a tutti i presidenti. Vi è un'altra costante, quella di un presidente che con molta sincerità dice: ho sbagliato qui, ho sbagliato lì, sono contestato giustamente, dice lui. No, giustamente. Giustamente, esatto. Sì. Quindi abbiamo un presidente che per certi versi, mille virgolette, è reo confesso. Ok? Ora, da questo reo confesso, bisognerebbe attendersi delle dichiarazioni programmatiche che rincuorino la piazza in palpitazione, siamo tutti qui col cuore in fibrillazione, che ne sarà della Salernitana? Io ho sempre detto, a dimostrazione che non vi è alcuna congiura giornalistica nei confronti di Lombardi, nei confronti della Salernitana, ho sempre detto, è semplicistico dire Lombardi vattene, perché se Lombardi se ne va la Salernitana. Quindi ho sempre condannato quegli eccessi della contestazione che portano a giocare a porte chiuse oggi e fanno un danno alla Salernitana. In questo momento la gente che contesta ha ragione, perché la classifica è quella che è, però deve anche capire che contestare Lombardi oggi, così, a tabula rasa, a tappeto, significa contestare la Salernitana, significa annientare la Salernitana. A Lombardi bisogna, secondo me, 7.000 virgolette, tirargli le orecchie: guarda che hai fatto questo, 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 okay, questo, questo. Lui dirà demagogicamente sì ad alcune cose, perché demagogicamente è molto preparato, poi dirà no ad altre, perché tende a nascondere alcune cose che sono sicuramente accadute, che parte della stampa con assoluta obiettività ogni tanto tira fuori. Questo è il quadro della situazione. Ora si dirà: ma che c'entra questo con la classifica, con i punti, con Polito che para, con Fava che sbaglia il rigore? Non c'entra sicuramente, perché il calcio è materia scientificamente astratta e quindi può accadere di tutto. A qui a Salerno soprattutto abbiamo avuto tante società che non erano in grado neanche di fare la O col culetto del bicchiere, e poi la domenica le squadre di quelle società andavano in campo e stravincevano le partite. Devo ricordare ancora a tutti la programmazione che c'è stata qui a Salerno negli ultimi 50 anni, 65-66, se vinto il campionato non c'erano neanche i soldi per fare il ritiro fu fatto sul mazzo della signora. Ok? 89-90 Peppino Soglia ha vinto il campionato quando aveva tirato i remi in barca, perché nei due anni precedenti Fedele e altri gli avevano fatto spendere un sacco di soldi. L'89-90 prende Battara a parametro zero, prende Lucchetti dal Cosenza che non aveva pagato Cozzella, tira i remi in barca, poi vince il campionato. 93-94 Casillo, a me, Cascello, la Salernitana è un giocattolo. Ok? Beccatevi l'allenatore della prima del Foggia, pa! Serie B, allora, l'unico, e gliene ho dato atto, quindi non c'è congiura, l'unica società che ricordo io, da che segue il calcio, ma anche a alto livello, che dice: voglio vincere, perché in calcio tu dice: vedremo la classifica domenica dopo domenica, l'unica società che ha detto voglio vincere ed ha vinto è stata la società del signor qui presente. E questo è un dato di merito, che gli è stato riconosciuto, quando doveva essergli riconosciuto. Ora, se non gli vengono riconosciute delle altre cose, è perché evidentemente, come può capitare a qualsiasi persona di qualità umane, perché non, sicuramente non ha qualità sovrumane, il signor Lombardi, di sbagliare. Ha sbagliato. Come porre rimedio? Come? Lui, secondo me, risponde in modo estremamente demagogico. Non è vero. È una mia sensazione. Risponde in modo... Si pone perché rimedio... su cosa non ti convince la sua risposta? Fammi capire, ecco, su cosa le risposte fino a questo momento del Presidente... In cosa perché, allora io ti faccio la domanda: a quanto ammonta il deficit della Salernitana? Deficit quale?
Sicuramente hai delle esposizioni tu o no? Sì, adesso guarda, ti dico che bilancio al 30 dicembre, la Salernitana, e l'ho detto, è una delle società meno indebitate nel panorama calcistico, non italiano ma anche internazionale. Abbiamo circa 2 milioni di euro di debiti, qualcuno dice che sono 6, 10, 18, 24. 2 milioni di debiti? 2 milioni di euro di debiti, e faremo una rateizzazione per i contributi, perché chiaramente mancando la cassa e mancando la liquidità rateizzeremo tutto il rateizzabile. Voglio dire che la media dell'indebitamento della Serie B è da 12 a 16 milioni di euro. La media dei debiti delle società di Serie B. Noi siamo ogni giorno sui giornali descritti come i malpagatori, i malfattori, quelli che hanno i contenziosi. Abbiamo il minor debito della serie A, B, C, D, E, dico tutte le categorie. E alla fine le note di merito. Quindi costa non poco, costa poco allora la serie. Costa poco, costa molto. Costa molto. Così, perché, caro Cascello, così poco. Indebitata, ma forse non è chiaro. Tu forse dimentichi. Visto che non mastichi, ti faccio masticare. No, dimmi solo una cifra. Quanto costa la Salernitana? La Salernitana quest'anno costerà dagli 8 ai 10 milioni di euro. Perfetto. La gestione. La gestione. No, quanto costa? Se uno vuole acquistare, tu hai detto prima, fammi... Ah, quanto costa? In modo molto allora ti ripeto, simpatico. Cascello. Quanto costa? Siccome io sono una persona seria... Non lo dici. Lo dico e lo sono, e sfido chiunque a dire che non lo sono. La Salernitana non è una televendita, qua non siamo a telemarket, non compriamo i quadri, i tappeti, è una cosa seria. Io non faccio prezzi, né li vengo a dire per televisione. Capito. Quando fate così siete solo dei provocatori, perché a dire in televisione quanto costa. E che c'è di male? Mica ti stiamo chiedendo di scoprire il tuo albero genealogico. Significa veramente Esposito, portare il discorso su un piano prettamente economico. Qua si parla di futuro, si parla di programmazione. Aspetta, Peppe, scusami. Scusi Manzo, qua si vuole tutto dal presidente. Perché è la massima espressione. Poi forse non è chiaro, la programmazione si fa con il comune, con la provincia, con i tifosi, con tutta la società civile, perché amici cari, se si deve programmare, si programma insieme, Tagliaferri. Non è che si lascia solo Lombardi a programmare, quando arrivano gli schiaffi li prende giustamente solo Lombardi, però, e i debiti li ripiana Lombardi. Però Presidente, il calcio si fa questo, gli oneri allora, e gli onori vanno allora, se il calcio sei caduto, non dipende da me, Cascello, l'isolamento. Io avrò fatto i miei errori e sono pronto a pagarli, ma c'è qualcuno che ne fa dalla mattina alla sera e continua a farne. E fa il male della Salernitana, perché continuando a picconare una società che tra mille difficoltà, ma chi si riferisce in particolare, con mille difetti, alla stampa, mi riferisco alle istituzioni. Devo fare un esempio, lo faccio, tanto non ho problemi. Noi siamo continuamente oggetto di bersaglio per canoni dello stadio che non avremmo pagato. Abbiamo ricevuto l'altro giorno 26 ingiunzioni di pagamento, spesse volte chiediamo i campi di allenamento o il campo principale e non riusciamo ad averlo. Io credo, io posso aver fatto mille errori, però nei rapporti istituzionali credo che tra la Salernitana e il Comune vada rivisto. Io sono pronto a fare un passo indietro domani mattina e do piena disponibilità. Però questo rapporto, caro Cascello, non giova alla Salernitana, non ad Antonio Lombardi. Però Presidente, in passato i campi di allenamento non ci sono stati così vincenti. È vero che scusami, però quando lui fa appello, richiama il quadro economico mondiale, generale, italiano e poi calcio, mi hanno deriso che avevo detto che il Manchester United è indebitato. È uscita la dice notizia una verità storica due giorni fa su Sky. Ma dice un fatto, Cascello. Io non sto dicendo eresie. Dice un fatto certo, cioè c'è crisi, lo si sa, intanto è vero che io non posso fargli l'assegno per acquistare la Salernitana. Se non ci fosse crisi, Manzo, gli farei l'assegno e acquisterei la Salernitana. No, quindi c'è crisi e dice un fatto quindi certo. Non si discute. È anche vero che lui dice delle bellissime parole, bisogna fare dico le parole, io faccio anche i fatti da 5 anni. Stai dicendo le parole, non ci fermiamo su ogni punto. Scusa, mi correggo, ipotizza scenari molto ottimistici.
un Eden del calcio, la società, il centro commerciale, è sicuramente vero. Purtroppo, purtroppo questo non è, non è né a Salerno né in gran parte. No, ti correggo. E dove è questo? Ti correggo. Io non ti correggo. Ti dico io. L'unica società che allora, sta costruendo sullo stadio allora, è la Juventus. Allora sei mal informato. La Juventus. Sei mal informato. Visto che questo è il mio campo, mi consentirai di essere quantomeno un cicerone in questo. Ti dico che in Serie B è stato costituito un comitato per la ristrutturazione degli stadi italiani. E mi sono fatto promotore di accompagnare altre società di Serie B perché abbiamo perso 2 anni a studiare come doveva essere un campo di calcio come struttura polifunzionale. Ripeto, non lo abbiamo fatto con progettisti sconosciuti, non lo abbiamo fatto altro, nessuno mette in discussione la Siemens. Antonio, è stata attualmente solo la Juve sta costruendo adesso strada. Finisco, no, ci sono 5 società cinque su 100, ma è l'inizio. In questi giorni sarà in discussione al Senato la legge Crimi, che è una legge che dice una cosa molto semplice: per ogni posto, per ogni spettatore presente in uno stadio vi devono essere nella riconversione 5 metri quadri di attività per terziario e commerciale, il che significa che il legislatore italiano ha preso atto che le società di calcio finiranno se non si crea un indotto, così come le squadre inglesi, francesi, spagnole, intorno agli stadi, perché lo stadio deve vendere merchandising, deve essere uno stadio polifunzionale dove arrivano le famiglie. Però, è stato chiaro su questo, però... Sì. Per far capire chi ci segue da casa, il tifoso medio ci ascolta e dice ma insomma a me non interessa che Lombardi vuole la Pax generale o comunque i rapporti più distesi tra la Salernitana e il Comune. Il tifoso dice se io non pago la Tarsu mi fanno comunque l'ingiunzione di pagamento, il pignoramento o quant'altro. Cioè, se Lombardi non paga al Comune non è che può chiedere... Lombardi non paga, attenzione, questo è un altro messaggio. L'ingiunzione di pagamento? La società Salernitana ha pagato al Comune parte dei canoni dell'utilizzo della Rechi, su un'altra parte di canone abbiamo delle cause incardinate al Tribunale di Salerno, perché i conteggi per noi sono sbagliati, il Comune dice che deve avere X, noi diciamo dobbiamo dare Y, ci sarà un giudice che deciderà e pagheremo però quanto dirà questi il contenziosi che esistono in ogni ambiente, in ogni piazza, in ogni realtà, lei dice io devo avere comunque un appoggio dalle istituzioni. Magari può essere giusto in quell'Eden a cui faceva riferimento. Non è un Eden, però una cosa Presidente, comune. La società di calcio è un'azienda privata, lei ci mette i soldi di tasca sua, risponde in prima persona, oneri e onori. Insomma, dimentica però dimentica quello che ho detto prima, nei momenti di difficoltà è un fenomeno sociale il calcio. E siccome gli enti e le istituzioni intervengono nel sociale, devono dare anche una mano a mantenere la quiete sociale, perché il calcio al sud... Però Presidente, chiudono le aziende con i lavoratori e i comuni, le province, le regioni non intervengono a sostegno per salvare questi posti di lavoro. Forse non è chiaro, io non chiedo l'assistenzialismo, non è che chiedo contributi, io quello che chiedevo era semplicemente una... velocizzazione degli iter per creare quel progetto sportivo che dicevano prima Turco e Manzo, dice vogliamo programmare, allora programmiamo un centro sportivo che è il primo e la prima base per dare continuità a una società di calcio. Se Esposito io aspetto 2 anni per ricevere una risposta ed è negativa, ho ricevuto un danno, no? Questo è. Però Presidente, mi scusi, qualcuno potrebbe anche malignare o pensare male dicendo questo mi sembra, insomma, Lombardi dice io vado avanti, voglio continuare, però ho bisogno di fare qualcosa. Voglio salvare la Salernità, non ho bisogno di fare niente. Esposito, forse passa non attraverso chiaro. Questa realizzazione. No, qualcuno vorrebbe pensare che questo è un ricatto, non è un ricatto questo. Non è un ricatto, assolutamente. Fatemi fare questo così io salvo la Salernità. Ma io salvo, io la Salernità la devo salvare a prescindere da tutto e da tutti. E sto dicendo, e lo ripeto per evitare che qualcuno equivochi, che sono impegnato 24 ore al giorno per salvare questa squadra, che siamo vivi e qualcuno ha fatto il funerale senza il morto. Però se non ci riesce che succede? Se non ci riesco valuterò innanzitutto se ho le motivazioni personali e la voglia per andare avanti, se no farei ancora più danni, Esposito. La prima cosa non è un discorso economico, è un discorso emotivo, proprio un discorso personale. Devo trovare la mia serenità e il mio equilibrio per andare avanti. Allora, Francesca De Simone, Peppe, so che stai scalpitando, ma ci sono tantissimi messaggi. Allora, per quanto riguarda... No, domande, Peppe, vi prego,
vi prego cortesemente tutti di fare domande secche, perché l'abbiamo detto in premessa, ma stiamo facendo tutt'altro che questo. Francesca. Per quanto riguarda la squadra, le chiedo innanzitutto di riscattare, quando sarà possibile, immediatamente Dionisi. Poi, per quanto riguarda invece il campionato, c'è qualche rammarico da parte di qualche tifoso per la partita con la Triestina, qualche altro tifoso ha anche sottolineato che se avesse tirato Merino il rigore con la Triestina, forse qualche punto in più la Salernitana lo avrebbe. Poi chiedono anche di Pippa, come valuta la prestazione di Pippa oggi che era all'esordio. Poi anche, ci sono anche domande qui, in effetti qualcuno ha già risposto, quanti milioni vale, le chiedeva qualche tifoso attualmente la Salernitana, se è vero che ci sono 7 milioni di perdite da ripianare e se è vero sono che... Sono 2 milioni di euro. Ho già risposto. Sì. E poi se è vero che aveva rifiutato un'offerta di 3 milioni per la Salernitana, ma anche prima ha risposto anche su questo punto. Non ho ricevuto nessuna offerta, non abbiamo i 7 milioni di euro di debiti. E questo è terrorismo giornalistico, lo ribadisco. Anzi, addirittura, Esposito, forse questa è una chicca, una cosa bellissima, per fare giornalismo e creare allarmismo, io e lei abbiamo una causa, nominiamo i periti. Il suo perito presenta una relazione di parte, quello è un debito per la società. Si riferisce alla causa, al contenzioso con la vecchia Salernitana? Allora, il contenzioso con la vecchia Salernitana. Ci sono 7 milioni di euro valutati dal perito. Innanzitutto, quella è una perizia che smonteremo, perché è una perizia che è veramente è stata fatta in un modo particolare. E non si mette a bilancio? Non si mette assolutamente a bilancio, ma poi voglio dire che là chi è chiamato in causa è la Federazione Gioco Calcio e la Salernitana è stata chiamata in causa insieme alla Federazione, poiché la Salernitana Sport non l'abbiamo iscritta noi al campionato, ma la Federazione Italiana Gioco Calcio. Quindi queste cose si fanno passare in maniera marginale. Quando si fa informazione seria e corretta, si devono dire le cose così come stanno. Però c'è stata questa perizia, c'è stata questa perizia e chi ha detto insomma che... Sì, la mia perizia dice che devo avere io qualcosa, ma il giornale non lo dice, chiedo scusa. A parte l'informazione l'informazione a Salerno in provincia e come pure nella regione, certo, è seria, voglio dire è seria, ecco, sotto certi aspetti ognuno fa il proprio lavoro. Allora, lei enuncia delle situazioni. Si gioca con la pelle degli altri, per romanzo. Certamente, ma non, ecco, voglio che dire, venderemo cara. Certamente, lei può fare tutto quanto ritiene opportuno, però, ecco, voglio dire, da qui a dire esistono determinate situazioni nel momento in cui... Io sto dicendo la certo, la verità. Mi hanno chiesto i debiti quanto sono. Mi concede una considerazione. Allora, lei, a mio avviso, non è tenuto. Perché? Perché se lei dice, te l'ho detto qualche volta, 8, 10, 6, eccetera, allora non è tenuto. Lei, le cose, per far vedere le palle che scrivono nei nostri confronti. Tagliaferri, che è un tifoso e sta alla mia sinistra, può dire se la tifoseria, se questo incide sulla tifoseria, posso fare la domanda? Sì, Manzo, mezz'ora fa. Allora, voglio dire, lei parla di indebitamento. Parla di mancanza di istruzione, ha acquistato il Cavalluccio, a che cosa è servito? Non poteva utilizzare quella somma per altre cose. Si pente di aver acquistato il Cavalluccio? No, non me ne pento. Ma secondo me ha fatto bene. Aspetta. Non me ne pento perché comunque abbiamo riportato l'Ippocampo sulle maglie granate, abbiamo sbagliato Cascilla a fare i 90 anni dopo, nel 91esimo anno, però c'era quel Cavalluccio. Aspetta sul Cavalluccio. Allora, siccome la società, la Energy Power, ha preso il Cavalluccio, l'Ippocampo, per intenderci, domani mattina Lombardi dice, signori cari, arrivederci, io vado via, trovatevi un altro presidente. Non dobbiamo fare l'Ippocampo, presidente, che fine fa? In un'eventuale cessione viene ceduto nel prezzo, senza voler fare la telefonata? Ma guardi, lei mi sta facendo una domanda alla quale non posso dare una risposta, perché non so quello che si verifica domani, io le posso dire quello che ho intenzione di fare. Però l'Ippocampo è di proprietà non della Salernitana Calcio, ma della Energy Power. Ma lo sa perché è di proprietà della Energy Power? Perché la Salernitana, e lo dico ai tifosi, era troppo indebitata per potersi permettere altri 300.000 euro di indebitamento in quel periodo che facevano sballare i parametri Covisoc, ricavi indebitamento. Quindi abbiamo dato anche la risposta ai Soloni che dicono che ho acquistato il marchio, ma poi non ho capito, devo dar conto
il marchio è sulle casacche Granata, l'ho riportato in casa Granata. Adesso qual è il problema? Non ho capito. Vabbè, c'è qualcuno che potrebbe preoccuparsi, potrebbe condizionare, come sai, che un domani tu vai via, cedi la mano e dirai comunque il marchio è mio. Potrebbe, una su un miliardo potrebbe accadere. Ma no? Tutto potrebbe essere possibile, okay. Però io credo che in tutte le cose bisogna apprezzare, guardare il lato positivo. Il lato positivo è che lo hai riportato. Io credo di aver riportato l'ippocampo. Però non Francesco ti si l'ho riportato sì, sulle maglie e quelle. Non si discute, questo è dato di fatto, però non è che semplicisticamente l'ho riportato, uno deve anche a volte informare. Chiedersi il perché di certe cose, però se mi consenti, non voglio insolentirti assolutamente, però non ho capito una cosa, quando non capisco io non ho capito, sono cretino, sono cretino, hai parlato di 2 milioni di indebitamento della società, sì. Ora non per sapere i fatti tuoi, però tieni conto che qua in Italia sappiamo i fatti sotto le coperte del Presidente del Consiglio, quindi qualche fattarello tuo ce lo puoi dire, quanto ti è costata fino ad oggi la società? Non lo voglio dire. Allora, come vedi, io non posso fare domande a uno che non risponde. Non lo voglio dire, sono padrone di non rispondere. Certamente, ci mancherebbe. Quindi non si sa quanto vale, quanto costerebbe. No, quanto, scusami, la domanda di Cascella è un'altra. Sono proprio qua, scendiamo proprio. Scusami, la domanda di Cascella è un'altra. Perché siccome tu dici, sono disposto a cedere, a patto di condizioni naturalmente logiche, a chi dà anche garanzie, ti sei anche preoccupato del futuro, io dico, allora Esposito, io su questo certo per essere chiaro sanità, e non ne voglio parlare più, ho detto, allora io penso che tu non venderai mai perché non verrà mai nessuno, è una croce tua. Detto che sono disponibile domani mattina ad andare via perché sono contestato giustamente dalla tifoseria, non intendo parlare, non parlerò più di prezzo perché la Salernitana è una cosa seria. E mi fermo qua, cioè chi vuol comprare una società, chi è interessato a una squadra di calcio, non lo fa facendo pubblicità, fa la trattativa, conclude l'accordo e si presenta alla città. Questa credo che la prima cosa che un imprenditore serio, se ha intenzione di acquistare la società, debba fare. E di prezzo non se ne può parlare in TV, né si può pubblicizzare in televisione la televendita. Io più di compiere questa c'è chi dice anche che questa società non ha patrimonio, non ha giocatori di proprietà, tranne Merino e qualche altro. Senta, ma questo io le dico che oggi è una grande ricchezza nel mondo del calcio. Sa perché? Le società che oggi vanno per la maggiore sono le società con pochi debiti e con pochi contratti. Perché io oggi che arrivo in una società e trovo 7-8 calciatori in proprietà sarei il più contento e felice del mondo perché mi posso costruire il programma che voglio senza avere fardelli di contratti. E lo dice il sottoscritto, quanti soldi ha buttato per rescissioni contrattuali, per contratti sbagliati. Ho sbagliato e ho pagato. Ma mi scusi, se non ti... Dagli afferi! È la situazione Soligo. Ma Soligo è un giocatore della Salernitana fino a giugno, non è andato via assolutamente, si è detto che ha fatto un accordo con un'altra società. Novara, Livorno. E Novara non è assolutamente vero. Ad oggi, io vi dico, ho lasciato Soligo nello spogliatoio 2 ore fa, quindi non c'è nessuna trattativa. Soligo, io e Soligo ci siamo stretti la mano, ci siamo detti che ci rivediamo a fine campionato. Ci rivedremo a fine campionato, chiuso il discorso. Presidente, ma all'occasione della presentazione del libro non si poteva fare in un luogo pubblico cercare di fare... In un luogo pubblico, Tagliaferri, con il clima, noi siamo andati in una espressione dello Stato, quello è un luogo istituzionale. E non mi può disconoscere che abbiamo invitato i club, la tifoseria organizzata è stata invitata. Non ho detto che non siamo stati invitati. Qualche giornalista che si lamenta che non ha ricevuto l'invito è stato invitato. Tutte le vecchie glorie della Salernitana sono state invitate, a meno che i miei collaboratori dicono che hanno fatto le cose e non le hanno fatte, non li scrivo certo io. Questo può succedere, però può succedere che qualche invito non sia arrivato a destinazione. Era più bello farlo. Abbiamo una caserma, non una cosa del genere. Presidente, Turco, scusi, c'è tempo per rimediare. Io mi auguro, Esposito, mi auguro vivamente, e questa trasmissione ha portato bene, perché io 2 anni fa ho detto in questa trasmissione andremo in Serie B e siamo andati in Serie B. Io mi auguro quest'anno di salvare la squadra e la società e di fare una bella festa. I 90 anni sarà quella l'occasione. Quindi vuol dire che resta? Per festeggiare tutti insieme. Solo per festeggiare. Ma il Presidente, io questo lo chiedo, Presidente, ma non è convinto che se la Salernitana ha fatto 2 vittorie di fila
fa un altro, ma io sono fa un bel Turco. Filotto, Turco. No, fa un bel filotto, ma quale contestazione? Ma se io, se io non fossi convinto, se io non fossi convinto, io quando vedo la partita, ho detto soffro proprio emotivamente, io nella Salernitana ci metto la passione, il cuore, sbagliando, ho commesso tanti errori, chiedo sempre scusa ai tifosi, perché i tifosi sono quelli che veramente tengono. Però i tifosi, Presidente, dicono sempre una cosa, chiedono la chiarezza. La chiarezza in questo momento è, dopo un'ora e mezza di trasmissione, dopo un po' di trasmissione, ci dicono i tifosi, Presidente, ma... Insomma, noi non sappiamo a giugno che succede. Esposito, io credo di essere stato. Io credo di essere stato chiarissimo. Ma lei è stato chiaro dal suo punto di vista, ma chi ci ascolta? Il mio punto. Ma io devo noi non chiudiamo la trasmissione, la televisione. Non sappiamo se Lombardi rimane, non sappiamo se la Salernitana si iscriverà al prossimo campionato. Non sappiamo in mani di chi finirà, non sappiamo con quali giocatori, non sappiamo se il calcio continuerà. Ma ad esistere. Io credo di essere stato molto. Allora non voglio fare Pierino la peste nel guastafeste. Però Francesco, siccome non voglio offendere quel briciolo di intelligenza che ho, ma è mai possibile che sul muro non arriva una domanda scomoda al signor Presidente? Come no? Ah, bella gioia. Sono tutte qua, sono tutte qua. Le stanno facendo venire, eccole. 5 o 6 per favore. Fino a perché mora. Quelle di Casciel erano comode. Erano comode. Ma io non erano tutte io le domande, le domande. Ma no, guarda, io ti ho dato atto di 7 per tutt'altro. Ho detto, ma no, stasera, nel corso di qualche telegiornale, più volte, che da quando sei presidente della Salernitana. E l'abbiamo detto. Privatamente non hai avuto più una commessa pubblica. L'ho detto. Sono fazioso, io sono fazioso. No, è la verità. Sono fazioso per te, allora. Ho detto questo. Oh no. Ho detto. Ho detto che. Ancora stasera Lombardi vattene è una stupidata, è una cosa semplicissima che non significa niente, è uno slogan autodistruttivo, l'ho sempre detto. Quindi scomode e comode, quando si ha un ruolo importante, come quante volte ti ho detto che a Salerno il signor presidente della Salernitana è sullo stesso, privato te l'ho detto, è vero, lo puoi confermare? Certo. È allo stesso livello del sindaco, del prefetto, del questore, dell'arcivescovo, te l'ho detto o no? E se vince è anche al di sopra di questi signori, te l'ho sempre detto o no? Quindi... Francesca De Simone, diamo la possibilità a Francesca impone, di leggere impone anche questo. Le domande. Non diamo a Francesca la possibilità di farlo. Allora, intanto qualche domanda è stata bruciata, l'abbiamo detto prima. Poi il muro è qui, è visibile a tutti. Dal muro non passano soltanto le offese sul piano personale è chiaro che non vengono lette. Ci mancherebbe. Poi, Francesca, leggiamo qualche messaggio. Ecco, quelle sui milioni di debiti della Salernitana non credo che fossero domande comode. Poi abbiamo parlato anche dell'Energy Plus, è arrivata infatti puntuale la domanda del tifoso che chiede anche quali passaggi economici comporta lo stemma, il passaggio dello stemma dalla società alla Energy Power. Poi, lo abbiamo detto prima. Quale passaggio incomodato? Passaggi... Incomodato gratuito? È incomodato gratuito attualmente. Ma, sì. Io posso... Manzo, ci sono dei fusi. Posso fare una cosa? Ti prego, Manzo. Su queste cose. No, Francesco. E altrimenti poi si dice che non passano le domande. Allora, per Lombardi, è vero che ha rifiutato l'offerta ai due imprenditori napoletani per l'acquisto della Salernitana? Lo abbiamo detto 10 volte. Assolutamente quindi... no. Ancora, lei è stato sfortunato quest'anno anche per colpa di Acri, dice questo telespettatore che ha preso tutti gli esterni e soprattutto per infortunio in Merino e per l'abbandono di José Alberti. Lei non deve mollare, dice questo telespettatore, la ringraziamo per aver preso il fenomeno Merino, ma ora deve far rifirmare un contratto a vita al peruviano, dice questo telespettatore. Beh, credo che appena è arrivato ha firmato un contratto di 4 anni, ancora 3 anni di contratto, quindi... Francesca? Poi ancora, scrive un altro telespettatore, che cosa vuole fare la Salernitana? Viva a chiare in C oppure puntare con i fatti alla Serie A? Credo che questo, di aver già risposto prima, i progetti si costruiscono insieme, non è che si fanno i voli pindarici. Noi, se c'è la possibilità di costruire grandi progetti, ben vengano. Poi un altro telespettatore dice di fare le veci di Fulvio De Maio e le chiede ancora una volta il refrain di Fulvio De Maio, chi le ha consigliato Acri? Diciamo che non si dicono queste cose. Io devo dire solo diciamo che noi, Acri è stato consigliato. Perinetti ha smentito. È stato consigliato da un grande esperto del calcio italiano. Vabbè. E devo dire che comunque Acri il suo lavoro l'ha fatto, poi i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Poi un altro telespettatore fa una serie di considerazioni. Non dalla politica, precisiamo questo perché qualcuno dice la politica non è mai entrata nella Salernitana. Chiariamo questa cosa. Ma certe parti politiche diverse
rispetto al passato adesso le sono più vicine, adesso insomma personaggi politici che fino a qualche tempo fa non si vedevano al campo e adesso si vedono con maggiore frequenza. Ma credo che questo credo che c'è un maggiore fascino nella Salernità, per la Salernitana, anche se ultima in classifica. Ma se per personaggi che si vedono allo stadio vi riferite all'assessore allo sport provinciale, no, prima, in generale prima avevamo l'assessore allo sport dell'amministrazione Villani, adesso abbiamo quello dell'amministrazione Cirielli, quindi è chiaro che con l'alternanza delle parti politiche in provincia si vedono adesso gli assessori di questa giunta provinciale. Prima venivano... Questa non è una Salernitana politicizzata. No, assolutamente. Prima venivano gli assessori della giunta Villani e sfido a prendere le immagini della tribuna autorità e a vedere chi erano i presenti prima. Il presidente della provincia di prima, Villani, non è mai venuto allo stadio, il presidente Cirielli è venuto 5-6 volte allo stadio. Se questo significa fare politica, mi sembra che siamo proprio... raccontando. Allora, Parenzo, ti dicono che non c'è niente da festeggiare, una squadra ultima in classifica, un clima bruttissimo tra la tifoseria e la società, io festeggerò, dice questo telespettatore, questo quando avremo conquistato la benedetta salvezza. Perché si dice non c'è niente da festeggiare? Non lo so. Vabbè, ma... Poi Francesca altri... Poi ancora le chiedono, presidente, come le è parso la prima titolare del Cilentano Pippa, dice dobbiamo farlo giocare di più. Ancora un altro telespettatore, Pippa, Andrea Pippa. Sì, Pippa credo che oggi a lui vada anche una nota di merito per la partita che ha fatto, è un giovane, si è impegnato tantissimo, dimostra come nella squadra tutti i 20 elementi che compongono la squadra sono indispensabili, perché oggi, lo voglio dire, non sarà sfuggito a Turco, ai tifosi e a tutti voi, giocavamo con 3/4 della difesa assenti, quindi mancavano Bastrini, Chiriazis e Balestri. E quindi Stendardo ha fatto una grande partita. Se vogliamo anche Fusco. No, io dico della squadra che giocava a Torino. Allora, si è parlato di giovani. Come mai è stato licenziato, è stato allontanato l'allenatore della... Lo dico subito, ieri ho ricevuto una telefonata del professore Zeoli che mi ha informato di questa sua decisione. Siccome io ho affidato la responsabilità del settore giovanile a Zeoli, ho avallato la fiducia a Zeoli e la decisione che Zeoli aveva preso. Il calcio è fatto di tecnici, credo che lui mi ha dato una motivazione tecnica e io ho dato fiducia a Zeoli e quindi... Si aspettava di vedere qualche giovane... in più in prima squadra? Credo che l'avremmo visto se non ci fossimo trovati in questa sciagurata situazione di classifica, perché oggi non si può dare troppo spazio ai giovani data la contingenza del momento, però abbiamo un vivaio in primavera di giovani importanti che stiamo seguendo e che stanno seguendo anche società del nord. Presidente, a chi dice che in effetti la scelta di Pippa è una scelta legata al suo procuratore attuale invece di quella di Agresti, di un altro procuratore, che risponde? Io rispondo che nelle scelte le scelte le fanno i tecnici, quando non condivido le scelte parlo e dico la mia, anche a muso duro con gli allenatori, infatti non è un mistero, lo sapete tutti, io ho mandato via 2 allenatori perché non facevano giocare Merino, l'ho fatto perché alla fine uno cerca di portare avanti quella che è la linea della società, quando non ci si riesce più si prendono i provvedimenti del caso. Non credo che il mister faccia la formazione in base ai procuratori, non ci credo e non ci voglio credere, perché sarebbe una cosa troppo grave. Presidente, come mai in questi 5 anni abbiamo cambiato la bellezza di 12-13 allenatori? Perché abbiamo sbagliato tanto, Tagliaferri, e purtroppo gli errori sono costati carissimo alla società, perché avere... Ti posso dire una cosa? C'è Manzo, eh? Sì, però se parliamo con le statistiche d'archivio alla mano, tu sei un presidente che allo Stato sei entrato nel calcio, questo è il quinto anno, primo anno hai sfiorato la Serie B, che a mio giudizio ti è stata scippata dal Genoa. Con l'arbitro quindi, che c'era oggi. Quindi, Velotto. Quindi buon risultato. Primo anno, Dodo Petrucci, si improvvisa, ma sarà il Teramo, tutto quello che vogliamo. Comunque, sei arrivato a giocarti con grande dignità e soprattutto con grandi meriti
il playoff con la squadra di tale Preziosi e di tale Marco Rossi, che è quello che si è tuffato a Salerno, e quando si tuffano gli altri. Vabbè, secondo anno, vabbè, è voluto tirare in barca, perché era anche giusto per certi versi fare un attimo un'indagine economica per vedere chi ti trovavi di fronte. Al terzo anno hai vinto, quindi risultato importante. Al quarto anno la tua squadra è una matricola, si è salvata, risultato importante. Oggi il campionato ancora non è finito, quindi dire abbiamo sbagliato, non ti sto sviolinando niente, no, assolutamente. Però ti dico, per come si ragiona nel calcio, tu sei un presidente a tutt'oggi vincente. Tu sei a tutt'oggi un presidente vincente, che poi negli ultimi mesi hai fatto di tutto per diventare perdente, è un mio giudizio condiviso, però a tutt'oggi tu non devi... Lo dicono i risultati. Certamente, quindi... hai fatto di tutto, però secondo me non è bello proprio dire abbiamo sbagliato tanto, perché tu come presidente della Sardegna Squadra di Calcio, tu sei uno vincente, e mica è facile vincere al terzo anno. C'è gente che ci ha messo una vita e non c'è riuscito. Tu al terzo anno hai vinto dopo aver sfiorato una vittoria. Ma quanto le costava quella promozione in termini economici? Non volevo farle i conti in tasca. Però parecchio, forse parecchio. Si credo, paga, guardi, l'anno, lo sforzo economico. L'anno della Serie C credo che abbiamo avuto una perdita vicina ai 6 milioni di euro. E facendo un rapido calcolo, a occhio, non voglio fare il conto della serva. Non in facciamo, 5 anni, no, Esposito, 30 non faccio, milioni di euro. La prego, non facciamo calcoli, perché... essendo presente qua io, lei dà le cifre, io poi devo smentire, quindi non dobbiamo fare nessun calcolo, perché su questo non vorrei altri ricami giornalistici, quindi, vabbè, quindi parliamo di calcio presente, giocato. Che i ricami, se dovranno esserci, ci saranno comunque. Manzo? Allora, 120 secondi, perché mi spetta qualcosa in più. Allora, uno, vanno rispettate le sue considerazioni per quanto riguarda... Sì. Per quanto riguarda Ma va bene, se non mi dai la premessa, che devo fare? Devo faccio la domanda. Sei un ottimo giornalista, ma no, sai che ci vanno vanno rispettate le considerazioni prese per voi all'interno della società, ma senza i numeri un confronto penso che non si possa fare. Uno. Due, per quanto riguarda, parliamo di futuro, ma teniamo presente anche un altro aspetto. In questa squadra pochi sono i giocatori effettivamente della società, quindi il futuro per il presidente Lombardi diventa sempre difficile. Dice che è meglio così. Ribadisco che in questo momento è molto meglio avere la liquidità e la possibilità di scegliersi i giocatori, e le assicuro, Manzo, che ci sono giocatori che si buttano in Serie A e in Serie B, si buttano nel senso che ci sono società che per vari motivi vogliono cedere giocatori che nelle proprie società non stanno bene. Sì, però in questo è un patrimonio. Avete poi patrimonio. Il contratto a Pestrin, cioè, se tu dici giustamente è meglio non avere tanti vincoli, un triennale a Pestrin, se solo Montervino. Ma Pestrin ha firmato il contratto che se ne dica, è un giocatore importante, un giocatore che il Messina ha pagato 1,5 miliardi di vecchie lire. Illo tempore. Noi lo avevamo preso svincolato, pensando che Pestrin, ma ad esempio a Torino Pestrin è uno tra i migliori in campo, perché ogni giocatore deve vedere in base all'habitat, all'ambiente, al contesto rende. Il Pestrin di Cesena e di Messina non è il Pestrin che si è visto. Presidente, non mi ha risposto sulla il prima Pestrin domanda. Le conviene fornire i numeri? Cioè, voglio dire, nel momento in cui poi si va a mettere in una situazione, diciamo, si partirà. Allora, chi ha interesse ad acquistare? Allora, lei fornisce, da qui a dire 8, no, 10, manca. Poi va a creare un alone di Io ho detto solo confusione. Un numero. Quello dei debiti, perché in questi giorni sono stati riportati i debiti per 7, 8, 10 milioni. Allora lei potrebbe anche fare una nota ufficiale nella Porgia, io ho informazioni e dice effettivamente com'è la situazione per sgombrare il campo. Nel monte debiti, tra virgolette, quante virgolette mi fai dare, è inserita anche la tua esposizione personale? No, la mia esposizione personale non c'è, è chiaro che non c'è, questi sono i debiti della società. Questi due è chiaro, no, dico, nella cifra che sarà ipotesi. La mia esposizione personale è un'altra cosa. Capito, però va nel monte società, ma va nel monte debiti, questo... dico, va nel monte debiti. No, non va nel monte debiti, quindi, della società. Quindi l'ipotetico... Cioè, scusami, la società, per
essere portata in Serie B e sostenuto dei costi è un avviamento, cioè quindi quello che ho messo io in questa società non quindi, sta nei debiti della Serie B. Ho capito, però questo avviamento dal Paperon dei Paperoni che verrà, non ne voglio parlare, ho detto di della vendita, io non ne parlo più in TV e l'ho detto ufficialmente. Ma guarda, ma io sapevo che ne parlo, perché sono proprio, ma io ho detto già, una croce tua, io l'ho detto ufficialmente, da oggi a poi non ne parlerò più, ma per questione di serietà, perché non si può vendere in televisione la Salernitana. Però presente, di qui fino alla fine del campionato non possiamo. Sì, Andrea, però qua non è che c'è Vanna Marchi, non è che assolutamente. Appunto, non doveva. Volevo rispondere a Manzo un attimo, che ha posto, poneva questo problema dei cartellini e dei calciatori. Allora, io mi sono reso conto, quest'anno la Salernitana di rescissioni contrattuali ha pagato dalle 7 alle 800 mila euro di risoluzioni dei contratti, soldi dati a giocatori che avevano i contratti e per mandarli via sono stati pagati. Allora, siccome io mi sono stancato ed è contro la mia mentalità di pagare chi non lavora e chi non suda con il proprio lavoro, l'ingaggio, la politica che stiamo portando avanti è una: si contrattualizza il fenomeno, il giocatore bravo, si prende col diritto di riscatto il giocatore bravo, abbiamo una promessa su Dionisi. Perché Dionisi, il procuratore, mi scusi, sul riscatto non comanda niente, perché il riscatto è una questione tra la società di appartenenza del cartellino e la società che riceve il calciatore. Il procuratore può parlare di ingaggio, non di diritto di riscatto, quindi chiariamo anche queste cose. Quindi chiederemo i diritti di riscatto sui giovani importanti e interessanti, compreremo calciatori che vale la pena di comprare. Perché io negli anni ho pagato milioni di euro per mandare via giocatori, allenatori, direttori sportivi. E sinceramente non mi va più. Di Napoli quanto è costato per mandarlo via? Di Napoli è andato via con 150 mila euro di risoluzione contrattuale. A proposito del Siena e le ingiunzioni di pagamento del Siena? Ha rinunciato, ha preso 150 mila euro. Ma che c'entra? Se deve prendere, che so, 20 miliardi, che ne so. Ma ha rinunciato a qualcosa. Ha rinunciato a qualcosa, ma è andato via a fine stagione. Quindi... Senta, presidente, allora, le dico, ingiunzione di pagamento del Siena è stata opposta questa ingiunzione, che avrà anche risvolti penali, perché il Siena Calcio è stato pagato attraverso una contabilizzazione avvenuta in Lega Calcio, quindi il cartellino del giocatore è stato pagato attraverso Lega. Il Siena ci ha chiesto 330 mila euro che sono stati pagati a mezzo Lega, 275 mila euro più IVA. Quindi anche su questo il decreto di citazione non implica che necessariamente quello è il debito. C'è una domanda che viene fatta al giudice e viene fornita con delle prove, c'è un'opposizione al decreto ingiuntivo che fa la società che viene chiamata in causa. Siamo in questa fase, il Siena dice io devo avere, noi abbiamo detto ti abbiamo pagato, queste sono le ricevute. Quindi lei ha la prova. Quindi, abbiamo la prova. E quindi a questo punto, se ha la prova provata... Abbiamo la prova e abbiamo anche... E sappiamo chi era il proprietario del Siena e quando è arrivata questa citazione. Perché mi dovete far capire, perché se di Napoli è stato preso 2 anni fa, arriva la citazione dopo 2 anni del Siena, quando di Napoli è andato via dalla Salernitana. Ma com'è presente? Tutti quanti chiedono soldi alla Salernitana. Ma probabilmente questo allarmismo, e anche giustificato, porta tutti i creditori a saltare addosso alla preda, no? Perché è normale che noi abbiamo crediti e debiti, tutti i debitori, ho detto i creditori prima. E quindi, quando c'è una situazione di allarmismo, tutti vogliono essere pagati, anche se non hanno magari le scadenze che sono maturate, però vanno in panico, in allarme, perciò questo è un danno, Manzo, quello dell'allarmismo che fanno i quotidiani, e da oggi la devono finire, Esposito. Cioè lei cosa perché fa? Cosa farei? Io tutelerò, io questa società, siccome la vivo quotidianamente, ce l'ho proprio sotto la pelle, io la difendo a denti stretti, contro tutto e contro tutti, e devo dire che da oggi non saremo più teneri, perché i danni all'immagine citeremo e chiameremo in causa tutti coloro che faranno informazione piratesca e chiederemo i danni all'immagine, perché mi sono stancato
di far fronte a una serie di notizie che ormai sono ingestibili, perché guardi, uno che presenta una perizia, le ho fatto l'esempio prima, al tribunale, viene portato come un creditore, come un debito che va messo a bilancio. Cioè, siamo proprio... di aver letto questo. Allora leggi bene. Presidente, la gestione con i media dipende anche da lei. Ma questo è importante. Cascello, scusami, poi c'è Francesca De Simone. Sono fondamentali. Francesca De Simone, Cascello prima. Credo che siamo in conclusione, giusto così per lanciare, per aprire una finestra sul futuro, ma è mai ipotizzabile una riconciliazione con il tuo ex grande amico Murolo? No, non credo perché non ci sono immagini e devo dire che io non lo sento da quel famoso 19 giugno, mi sembra, l'assemblea per la ricapitalizzazione. Devo dire che anche quella vicenda è stata strumentalizzata non poco dai quotidiani e dopo vorrei ascoltare Tagliaferri perché mi interessa il parere della tifoseria, perché si è portata una situazione praticamente all'inverso di quella che era nella realtà. Alla fine nell'immaginario del tifoso, per quello che portava la stampa, era Murolo il finanziatore della Salernitana, Lombardi era il socio di minoranza che faceva il presidente per essere accontentato, però vi era un progetto che era portato avanti dal socio che aveva il 30% delle quote e che stava a Cassino. Questa vicenda è stata molto strumentalizzata dalla stampa, sono stati proposti 3 decreti ingiuntivi avverso i quali Murolo ha tentato di far valere le sue ragioni. Io dico tentato e mi dispiace perché era un amico, perché vedi, guardi, è la prima volta che parlo di questa vicenda, non ne ho mai parlato. Lui è intervenuto alla ricapitalizzazione e se il sottoscritto non metteva mano pesantemente alla ricapitalizzazione a giugno, non ci saremmo iscritti al campionato. Fatto una ricapitalizzazione, sono state ripianate 3.038.000 euro di perdite al 30 giugno 2009 e sono dati ufficiali consultabili in Camera di Commercio. E il signor Murolo, che aveva il 30% di quote nella Salernitana, ha esercitato un diritto di opzione a sottoscrivere il 30% delle azioni versando il 30% della ricapitalizzazione. Alla scadenza, quindi non ha esercitato questo diritto, fuori tempo, ha inviato una lettera contenente una sottoscrizione, ma senza inviare la pecunia, come dice qualcuno, quindi senza versare e ricapitalizzare. Quindi di fatto nelle società, nelle SPA, nelle SRL, in tutte le società per azioni si è fuori. Sono iniziati 3 contenziosi, in tutti e 3. Il 24.09, lo voglio dire, non si è fatto per la Parmalat con il crack che c'è stato in borsa. L'articolo 2409. Articolo 2409 si era tentato di fare per la Salernitana per gravi irregolarità che i giudici ben 2 volte non hanno ravvisato, quindi non vedo quali irregolarità fossero paventate. Addirittura in una di queste 3 cause la controparte non si è presentata, questo i giornali non lo dicono, dopo che per mesi hanno screditato l'immagine e la figura di una società e del presidente, e abbiamo tra l'altro un'impugnativa di una delibera assembleare che è stata discussa innanzi al tribunale, aspettiamo a giorni le decisioni, però credo che in materia del contendere non ve ne sia, perché in realtà non è stato esercitato il diritto. Questi contratti di sponsorizzazione a cui fa riferimento Murolo... La Salernitana assolutamente, la Salernitana ha chiesto ed ottenuto per 2 operazioni decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi da parte del Tribunale di Salerno, sono in discussione ancora ingiunzioni di pagamento per 1.100.000 euro, e siamo in dibattimento davanti al giudice che deciderà... Ma non le dispiace che questa grande amicizia è andata a finire così? Mi dispiace molto, ma purtroppo non è dipeso da me, perché io con i soci, guardi, qualcuno dice anche, mi accusa che io sono stato quello che ha fatto fuori tutti i soci. Io credo che in una società di calcio, bravo... Ci si fa fuori... sei stato bravo a farli. Non sono stato bravo. Devo dire che sono stato sempre l'unico rimasto col cerino in mano che ha fatto fronte agli obblighi che imponeva la responsabilità della carica che avevo. Quindi, come diceva Cascello, oneri e onori. Io ho preso gli onori, sto prendendo anche, mi sto sobbarcando anche gli oneri, come è giusto che sia.
Allora, Cascino parlava di riconciliazione tra ex soci, io aggiungo rilancio, riconciliazione tra l'istituzione, che è quella del Comune di Salerno, e la Salernitana. È possibile immaginare da parte mia, ma lei è pronto, disposto, guardi, a... Io sono la persona evitare più, di fare io sono la persona più umile del mondo. Sono la persona più umile del mondo. Quando sbaglio riconosco i miei errori e credo di non essere mai incorso nel reato di lesa maestà. Io accetto. Chi sarebbe la maestà, scusami. Non lo so. Credo che nella vita la prima cosa è l'umiltà. E questo fa grandi le persone. Io da parte mia sono disponibile per il bene della Salernitana a fare tutto quanto è necessario. Tagliaferri, io sono anche io d'accordo sulla questione che per vincere e per andare avanti ci vuole l'unità di intenti da parte di tutti, sia dei tifosi che degli uomini politici che stanno nella nostra città e anche degli industriali. Perché il calcio onestamente è un fatto, come Salerno, come giustamente ha detto anche il Presidente, è un fatto sociale, perché qua si parla di calcio 24 ore al giorno. Cioè noi passiamo Anche di più. Sono anche, è normale che il tifoso quando chiede chiarezza al Presidente, perché tutti i giorni si legge sui giornali notizie di questo genere, giustamente il tifoso è un po'... disorientato da queste situazioni. E arriviamo a Canossa, quindi è tutto collegato. Ci sono le ingiunzioni di pagamento, non voglio fare la difesa d'ufficio dei giornalisti, insomma mi accusano di essere il suo avvocato Esposito. Difensore, mi accusano di essere l'avvocato difensore. Ci sono modi e modi per dire le cose. L'ingiunzione di pagamento si può riportare correttamente, ma non fare il titolo a 9 colonne dicendo che la società sta per fallire perché ha avuto un'altra ingiunzione di pagamento che si va a sommare alle altre 10 ingiunzioni di pagamento che null'altro sono che richieste. Su Castori, Mutti... Castori e Mutti, sgombriamo anche il campo... Cioè, come dire, uno che so, ha la pressione alta, il colesterolo a 1000, i trigliceridi dappertutto, gode ottima salute. No, bollettino medico a 9 colonne, allora, gode ottima salute. Non ho detto questo... Come dice Mughini, e dai! Non ho detto questo, la pressione alta ce l'abbiamo, ma per farla venire agli altri. E quindi credo che avere la pressione alta in questo momento è indice di voglia e di forza per poter fare bene e meglio, però ci sono modi e modi per dire le cose e io contesto l'allarmismo, lo diceva prima Tagliaferri, la tifoseria si ribella perché alla tifoseria arrivano messaggi distorti, perché non aprire con un titolo a 9 colonne che la Salernitana ha avuto decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi, quindi accrediti da riscuotere per un milione di euro. Ma tu non vuoi fare il menabot dei giornali? No, io non faccio il menabot, io sto dicendo il Presidente della Salernità, io so bene, il giornale, bene, perciò al di là dei giornali, perché giustamente i giornali fanno il loro mestiere, fanno bene o fanno male, questo non è da noi giudicato. Però è bene che la società in alcuni periodi si chiude a riccio, non rilascia interviste, non fa... Questo è l'errore allora, che fa. Secondo me, proprio in quei periodi che le cose vanno male, la società dovrebbe essere più a contatto sia con la stampa che con i tifosi. È probabile, lo dice. Ma veniamo a quello che dice Manzo. Mi scusi, lei di fronte a un titolo a 9 ha dei contenuti, per quale motivo? Perché, glielo dico io Manzo, no, perché no, io il ma giorno... Ma lei è il presidente di una società. Io il giorno devo lavorare. Ma non lei, ma chi per lei? C'è chi lavora per i manager. Non ho il tempo, io ad esempio sono stato... In settimana, 5 giorni fuori da Salerno, i giornali Presidente, per serenità e per tranquillità. C'è chi legge i giornali per i manager e chi dà consigli ai manager e rispondere ai colleghi Manzo. Per usare un senso di correttezza. L'ultima domanda riconfermerà Grassadoni, il tuo Grassadoni Cerone, parlando di futuro. Parlando di futuro, Grassadoni credo che è un ottimo allenatore, altrettanto il mister Cerone, quindi è una coppia che... Non a caso non è stata mandata via con tutti i risultati negativi, perché se consideriamo, noi abbiamo vinto nel girone di ritorno una partita con l'Ancona, avevamo fatto 4 sconfitte, quindi risultati da
cambio di allenatore, però abbiamo dato grande fiducia perché c'è un lavoro che si vede nell'allenamento, in campo si vede uno schema, un'impronta di gioco alla squadra. Quindi stiamo per chiudere, presidente. Francesca De Simone, tutte le domande che possiamo evadere in pochi secondi. Sì, allora innanzitutto le chiede un tifoso se in caso di retrocessione è in grado di garantire il futuro alla Salernitana, nel senso l'iscrizione al campionato anche di Serie C. Noi adesso i tifosi, ecco, non dobbiamo guardare troppo oltre, dobbiamo lottare partita dopo partita, vincere le battaglie che servono e conseguire la permanenza in Serie B. Poi avremo tempo di parlare, di ragionare e di discutere di futuro. Poi ancora, anche se le continuano a chiedere comunque delle garanzie sul futuro, almeno un barlume di speranza per il futuro della Salernitana, perché molti sono preoccupati. Ma il barlume di speranza, noi dobbiamo innanzitutto conseguire la salvezza sul campo, quella è la più grande, il più grande viatico per la speranza e per il futuro. Dobbiamo cercare a tutti i costi di salvaguardare questa categoria che è troppo importante per noi. Poi ancora scrive un altro tifoso: perché gli altri presidenti delle squadre di Serie B, pur non avendo uno stadio di proprietà, non si lamentano come lei, non riescono a mantenere le proprie, riescono a mantenere le proprie squadre in B? Perché il tifoso non viene in Lega Calcio e non conosce quello che succede nelle altre piazze, perché gli posso dire e testimoniare che, figuratevi, in Lega Calcio si è arrivato a discutere un'anticipazione di 3 milioni di euro della mutualità del 2010-2011, perché le società non possono far fronte agli impegni economici che hanno preso. Quindi in Serie B non c'è una squadra che non si lamenta. Francesca, ancora? E poi ancora scrive un altro tifoso: caro presidente, lei si è distinto sempre con questa frase che dopo le parole sarebbero arrivati i fatti le danno torto. Ad agosto avete attrezzato una squadra vergognosa, esonerato Brini, avete preso Cari, un'altra vergogna. A novembre lei aveva annunciato una rivoluzione che non c'è stata, un'altra umiliazione, e poi non parliamo dei vari processi in atto tra Caso Potenza, quelli che poi ha spiegato, a cui ha già dato risposta. Ah, io dico al tifoso che con i fatti parleremo a fine campionato, perché alla fine di una stagione si tirano le somme e si danno i voti sulla stagione come è andata. Fino a oggi il tifoso ha ragione, abbiamo ancora 15 partite per dimostrare il contrario e ce la metteremo tutta. Ultima domanda, Francesca? C'è una lettera praticamente di un tifoso che dice: chiamatemi pazzo, chiamatemi illuso, ma io ci credo e penso che questa squadra possa salvarsi. Accetta l'offerta di Parma, le dice. E questo tifoso la sottoscrivo in pieno, quella lettera, perché questo è un grande messaggio di positività. Però parlava di Palma, che in questo momento fa bene all'ambiente. Non parliamo di Palma, perché Presidente, come la positività, positività devono essere anche Manzo, i buoni rapporti con le istituzioni. Io e con la città e con i tifosi. Manzo, lei si deve dire, spogliare da Antonio di Lombardi, ma deve tenerli da presidente, da presidente, non da Antonio Lombardi, da presidente. Deve avere rapporti forti istituzionali. Un semplice saluto da Mario Pantaleone per il colonnello e Pattenza. Solo questa detta la cosa. Ricambiamo Mario. No, presidente, qui fino a giugno sentiremo parlare di cordate, offerte, proposte di acquisto. Io voglio parlare di pallone, di campo, di palla che gira sul campo e di risultati Presidente, positivi. Però per far girare la palla, caro Antonio, ci vogliono anche delle scrivanie. Ma la palla sta girando e sta girando bene. Presidente, tra gli striscioni che hanno esposto, oltre Lombardi Vattene, ce n'è qualcuno che l'ha ferita in maniera particolare? Ma vabbè, gli striscioni feriscono sempre. Credo che quando si arriva alla contestazione c'è amarezza, c'è senz'altro. Ma vedete, per offendere una persona è semplicissimo, quindi è chiaro che dobbiamo chiudere. Cioè, che ci vuole offendere una persona? Niente. Niente, soprattutto quando si gode di immunità, no? Allora, ci vuole niente. Mi risponde in 5 secondi. Ha un futuro la Salernitana? L'avrà senz'altro, con Lombardi o senza. Insomma. Ho risposto. Io mi azzardo, io dirò. Grazie Manzo, dico grazie Lombardi, Turco. Grazie a Tagliaferri, grazie a Enzo Cascello, grazie al presidente Antonio Lombardi. Grazie a voi. Buonasera. E speriamo di ritrovare quanto prima, magari a commentare qualche altra vittoria. Speriamo ad Ascoli. Bene. Un invito speriamo ai tifosi della Gifonese domani di essere sul campo. Gifonese. Domani c'è il derby col Monte Corvino, ci saranno molti da Monte Corvino. Abbiamo bocca al lupo tutti. Andate a seguire Francesca, la Francesca. Siamo la prossima settimana con Salerno nel pallone. Non perdete lunedì l'appuntamento con la differita tra Salernitana e Piacenza e poi con un gol su gol. Grazie a tutti per l'attenzione, arrivederci.